Sotto il nubifragio dell'Ungaroring torna anche la Master League in questo 2024. L'anno precedente si era concluso con la vittoria di Drago Lievitato, attualmente secondo in classifica, ma a destare scalpore la distanza break ancora mantenuta da Fabio Surname in testa alla classifica con 25 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore, mentre lì dietro la lotta è ancora molto infuocata, soprattutto tra Di Legge e J Sport, che l'anno scorso si contesero il titolo. Come potete vedere, siamo già in qualifica in un Ungaroring veramente molto molto bagnato, delle condizioni drastiche per i piloti con cui dovranno destreggiarsi in questa fase di qualifica. Arrivano sin da subito i primi tempi con Luca Bigno che si piazza davanti a tutti, seguito poi da Sdem e ovviamente leader di classifica in terza posizione Fabio Surname. Da Matteo Congiu vi auguro una buona serata, un buon Gran Premio soprattutto, e in questa gara, in questo nono round della Master League, sarò accompagnato dalla voce sapiente di Raffaele Hiroshi Lelli. Ciao Raffa. Ciao Matteo, ben ritrovato, buonasera a tutta quanta la chat, bentornati per questa seconda tournée, questa seconda metà insomma con la Master League. E dalla direzione gara ci sarà l'assistenza dell'ormai attentissimo ed espertissimo Marco Luconi. Ciao Mark. Ciao Matteo, ciao Raffaele, buonasera a tutti e buona Master League. Una qualifica che sin da subito si rende molto complicata per i piloti, che dovranno trovare il ritmo rapidamente in queste condizioni veramente molto proibitive, un bagnato che ha costretto praticamente gran parte della griglia, ad eccezione di J-Sport, di selezionare la gomma da fuguette. Solamente il pilota Alpine ha deciso di andare sull'intermedia, vedremo se questa sarà una scelta che poi andrà a ripagare sul cronometro, ma per il momento tutti hanno deciso di uscire con la gomma a spalla azzurra, e al momento ad aver ragione su tutto il resto della griglia è Anna Lachicesco su Aston Martin con un primo 31.114 appena stampato. Poco fa era transitato sul traguardo Marco Ganu, che si attesta ora a 2 decimi di ritardo rispetto alla vetta. Il pilota Ferrari che in questa stagione ha trovato la sua prima vittoria all'interno della Master League in quel di Silverstone, una vittoria arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo una strategia veramente molto ben progettata e architettata. Continuano a fioccare i tempi con Luca Bigno che si piazza in seconda posizione andando a registrare le due migliori prestazioni all'interno del primo settore dell'ultimo, mentre Lachicesco detiene ancora quello che è il miglior T2 di tutta la griglia. A mano stanno arrivando i tempi dei piloti che ancora mancano, parliamo di Giovi soprattutto e di Manuel, che si trovano nelle ultime posizioni proprio perché non hanno ancora messo segno un crono valido, mentre Flaminio stampa la miglior prestazione nel primo settore, lui dunque il più veloce di tutti in quel tratto di pista che si estende essenzialmente da curva 1 fino a pochi metri prima di curva 4, ovviamente la memorabile, la famosissima curva molto rapida verso sinistra dell'Ungaroring. Questo invece è l'ultimo settore che è molto tecnico, fa affidamento su quello che è il grip meccanico della vettura, quindi va a prediligere un setup ad alto carico come quello che è imposto generalmente dal circuito dell'Ungaroring, un circuito in cui i sorpassi, come denota storicamente questo tracciato, sono molto molto difficili da andare a realizzare. Non si migliora nel secondo settore Flaminio, che fa segnare un tempo più veloce rispetto al suo precedente, si trova comunque a 6 decimi al di sotto della propria migliore prestazione personale. Vediamo che più o meno tutti i piloti al momento si stanno migliorando, mentre rientra i box in questo caso la McLaren di Sdem, che si accontenta momentaneamente di un terzo posto a poco più di un decimo di ritardo dalla vetta, distacchi che devo dire anche abbastanza compatti. I primi 10 piloti sono racchiusi in 9 decimi, lo stesso discorso si applica anche a Shumi Legend, anch'esso con la sua AS paga sempre 9 decimi rispetto alla vetta, che è in continua evoluzione. Vediamo transitare adesso un altro pilota che migliora quella che è la sua posizione in griglia, attendiamo continuamente quello che è il tempo di Manuel Juve, mentre il pilota Williams in 17esima posizione è ancora in attesa di far segnare un tempo valido, mentre arrivo di Legge si piazza davanti a tutti, nuova miglior prestazione fatta segnare un primo 30.765 che rifila 13.5 ad Lachicesco, che ora lo dovrà rimboccarsi le maniche per riuscire a recuperare il tempo perso. Sappiamo anche che c'è Fabio Surname nel corso del suo giro, si migliora nel primo settore solamente un decimo e mezzo, attendiamo quelli che sono poi gli intertempi nel secondo e terzo tratto del Ungaroring. Si migliora anche Zeta Pro Mauro, si migliora di tanto anche Luca Bigno, solamente 59 millesimi sul proprio tempo, ma è abbastanza per far siglare il Fucsia all'interno del primo settore. Arriva anche J Sport, un po' più in difficoltà quest'anno col gioco, un po' più in difficoltà soprattutto anche in qualifica, riesce sempre a limitare il danno in gara, ma è la parte del sabato, se così vogliamo definirla,
a mancare di più al pilota in forza della team quest'anno. Nonostante tutto riesce a scendere di oltre 3 decimi nel primo settore. Fabio Surname si migliora 5 decimi alla fotocellula che delimita la fine del secondo settore. Anche Luca Bigno mantiene il suo trend di miglioramento, riesce a guadagnare circa 5 decimi rispetto al suo miglior tempo. Transita sul traguardo Fabio un primo a 30.744, superiore al tempo di Marco Ganu, molto simile a quello di G-Sport, solamente un millesimo tra i due. Marco Ganu si riprende la vetta, un primo 30.517, riesce a sbalordire tutti, l'aveva già fatto all'interno di questa qualifica, lo replica ancora una volta mentre il giro cancellato per Di Legge, che allora dovrà rilanciarsi, mentre Giovi a stupire, anche lui adesso strappa il record nel primo settore a quello che era precedentemente detenuto da Luca Bigno e strappa dunque la prestazione, se la mette a suo carico e continua questo suo miglioramento anche all'interno del secondo tratto, 8 decimi al di sotto del proprio miglior tempo. Un ottimo giro quello di Giovi, deve riuscire a mettere insieme quella che è l'ultima curva, curva 14, vedete le pozzanghere che sono poste nella porzione più esterna della pista. Transita adesso sul traguardo il pilota Haas per mettersi all'interno della quarta posizione, paga 2 decimi rispetto alla vetta, deve aver sbagliato qualcosa all'interno delle ultime fasi del proprio giro che ha fatto sì che scivolasse addirittura alle spalle di G-Sport, mentre Lucky Cesco non sta vivendo un ottimo momento all'interno di questo giro, si sta peggiorando di soli 5 millesimi ma è fuori rispetto a quello che era il riferimento fissato con il suo tentativo precedente. Flaminio intanto sembra riuscire a replicare un ottimo livello di prestazione in questa fase, oltre un secondo di miglioramento rispetto al suo miglior giro in questo istante, lui che si trova in classifica in una situazione che lo vede addirittura fuori dalla top 10, undicesimo il pilota Red Bull in questo istante, paga un secondo e due, potrebbe addirittura balzare in testa a tutti e prendersi la pole position virtuale con questo tempo. Vediamo Flaminio che arriva sul traguardo, sale solamente in nona posizione, dunque anche per lui devono esserci stati problemi all'interno dell'ultimo settore, infatti perde 7 decimi in quel tratto, lo vediamo che si migliora solamente di 4 decimi. Per il momento tutti i piloti sono in box, in pista solamente Sdem, Flaminio che ha appena concluso il giro dunque è in un in-lap, e Giovi anch'esso in un in-lap, abbiamo seguito il suo precedente tentativo pochi istanti fa, dunque il pilota che è nel corso del suo giro valido, nel suo tentativo di assalto alla pole position è Sdem, insieme all'altra Red Bull di all'Alfa Tauri che è momentaneamente in 14esima posizione. Siccome quello che è il giro di Sdem si migliora di poco meno di 2 decimi nel primo settore, ma poi decide di andare oltre i limiti della pista, dunque il suo giro viene invalidato dalla direzione gara e avrà bisogno di un altro crono per poter migliorare il tempo attualmente a suo carico. È stata finora, sarà, continuerà ad esserlo nel corso anche di soltanto questa curva per Sdem, una qualifica molto molto divertente perché abbiamo avuto un vero e proprio diluvio, un temporale, un nubifragio all'inizio di questa sessione di qualificazione, poi come vedete alla grafica di impressione tutti i piloti adesso stanno puntando ad andare ad utilizzare la mescola a banda verde, quella intermedia. E anche dalla grafica che ci viene offerta a Live Timing vediamo come nei prossimi 5 minuti è comunque previsto un miglioramento rispetto al devasto che c'è stato nei primissimi minuti, quindi la qualifica continuerà ad avere nuovi interpreti, a ribaltarsi nelle varie posizioni. Sarà interessante, in gara non dovrebbe piovere, sarà interessante capire se i piloti che hanno fatto quei primi giri sulla mescola intermedia, come ad esempio G-Sport che è riuscito a piazzarsi in terza posizione, ovviamente tutti sono andati con più carico di carburante, ma G-Sport magari può aver già preso confidenza con questa gomma intermedia, mentre tutti gli altri per la maggior parte avevano puntato alla full wet. Quindi sarà curioso vedere se Jay riuscirà a dare una zampata per chiudere questo millesimo e passare Fabio con i tempi attuali, 2 decimi e qualcosa di più per prendere un Marco Ganu in grande forma, e sarà ovviamente fondamentale passare sul traguardo poco prima dell'esposizione alla bandiera a scacchi per avere la pista in continua evoluzione. Ma la Juve si va a migliorare in 29.980, tempi che andranno ovviamente a scendere in questo finale, visto che mancano 5 minuti, quasi tutti li vediamo stanno scendendo in pista, andando, come già detto in precedenza, a montare la mescola intermedia. Intanto Sdem, che aveva praticamente invalidato il giro precedente, si è rilanciato, adesso sigla la migliore prestazione nel primo settore, un 31-1, unico pilota a scendere sotto il 31-2, così come è stato lo stesso Manuel Juve insieme a Luca Flaminio e insieme a Marco Ganu a scendere sotto il 33 all'interno del secondo settore. Lo replica anche questa volta Sdem, 32-3 all'interno del secondo tratto dell'Ungaro Ring, sembra lanciatissimo verso una pole position virtuale, del resto ci si aspettava un andamento di questo genere in virtù delle condizioni che ha descritto Raffaele
Raffaele poco istanti fa, ultima curva per Sdem che vediamo dal delta a oltre un secondo e 800 millesimi di miglioramento sul suo miglior giro fino a questo istante, e infatti va a prendersi la pole position virtuale Sdem con un primo 29.295, se non leggo male, rifila 6 decimi al tempo precedente di Manuel Juve, che dunque viene declassato in seconda posizione. Però non ci sta Manuel Juve, perché riprende subito con un altro giro, va a togliere la migliore prestazione nel primo settore a Sdem, riesce a migliorare ulteriormente, 31.0 per lui, non si migliora rispetto a quello che reclama Sdem nel secondo settore, ma comunque 3 decimi e mezzo di miglioramento. Ormai tutti i piloti si stanno riversando sul tracciato dell'Ungaroring, mancano solamente Giovi e Flaminio a lanciarsi per andare a tentare l'assalto e tutto per tutto. Al momento i due piloti sono in un outlap, mentre rimane ai box solamente la vettura di Mattia Metrano, che non ha ancora messo a segno un cronovalido. Non si sa se andrà a lanciarsi, non so neanche se abbia una penalità al suo carico Mattia Metrano, e dunque sia stato costretto a stare box. Non so, correggetemi se sbaglio. Sì, infatti, okay, anche perfetto. In questo tema, diciamo, di parco partenti, ti segnalo che in Williams manca Cartista e c'è Patrick Speri. In Mercedes, che anche in chat alcuni lo domandavano, manca Drago Lievitato e troviamo Vampyr. Quindi anche due piloti che salgono in Master, che hanno fatto delle belle gare nelle loro categorie d'appartenenza, con Vampyr in Sport e Speri in Pro. Troviamo anche la prima wildcard di questa Master League, Davide Trane in Alfa Tauri. Speriamo, cioè non è la qualifica più comoda per adattarsi e impattare sulla Master League, speriamo in gara che, rimanendo limpido, possa esprimere bene il suo potenziale. E intanto un G-Sport che va a segnalare i due miglior tempi all'interno del primo e secondo settore. Vedremo se riuscirà a mantenere il giro tutto in un pezzo anche all'interno dell'ultimo tratto. Intanto transita sul traguardo proprio la wildcard Davide Trani con la sua Alfa Tauri. Purtroppo non riesco a leggere bene il nome. Trane, giusto? Trane, sì. Trane, ok, perfetto. E attendiamo l'arrivo di G-Sport, che sembra lanciatissimo verso una pole position virtuale. Arriva un primo 29.104, non è abbastanza per togliere quello che è primato a Sdem. Sdem che continua imperterrito a girare sul tracciato dell'Ungaroring alla ricerca di trovare sempre più passo. Arriva anche Luca Bigno, un primo 28.9, valuevole per la seconda posizione, a poco meno di un decimo di ritardo proprio dal tempo fatto segnare dal pilota McLaren qualche istante fa. Vediamo che arriverà anche di legge con un ottimo vantaggio nel primo settore, così come per Giovi, così come di Vampyr, che all'interno delle prime due sezioni ha accumulato un guadagno sul suo giro di oltre un secondo e mezzo. Una pista in rapida evoluzione, come aveva pronosticato Raffaele, e come riconferma nuovamente di legge, perché fa siglare il miglior tempo all'interno del secondo tratto del circuito dell'Ungaroring. Lui, che ha già detenuto una pole position qui all'Ungaroring l'anno scorso, riesce a ripetersi un'altra volta, 28.6. Per il momento dovrà attendere, sarà molto molto poco probabile che rimanga questo il riferimento per la pole position in questa fase di qualificazione. Infatti tutta la pista sta andando incontro ad un miglioramento veramente veloce, molto molto rapido. Arriverà a breve anche Flaminio, che toglie la migliore prestazione di legge nel settore centrale, 8 decimi e mezzo di miglioramento per il pilota Red Bull, che chiude il proprio tentativo con un 29.0, sesta posizione per Luca alle spalle di Shumi Legend. Shumi Legend che si è issato dopo una scomoda esclusione dal top 10 ed è riuscito a risalire in quinta posizione, mentre anche Fabio Surname sopravanza Sdem in classifica, si mette a panino proprio tra il pilota McLaren e di legge, che era stato il poleman virtuale eletto giusto qualche istante fa sui nostri schermi con una prestazione incredibile e invidiabile, mentre Marco Ganu, che sembrava molto in forma nelle prime fasi di questa qualifica e trovarsi a suo agio in quelle condizioni molto complicate, adesso sembra essere scivolato un po' più alle spalle rispetto al gruppo, sembra patire un po' quello che è il ritmo espresso dagli altri piloti. Vedremo se riuscirà a trovare poi il colpo da maestro nelle fasi finali di questa qualifica, mentre si ripete ancora una volta Fabio Surname, però la migliore prestazione va nelle mani di Manuel Juve con la sua Mercedes, un primo 28.591, rifila 54 millesimi a di legge, ma rimaniamo con lo stesso Fabio Surname, che si trova a livello di curva 14, l'ultima presente sul tracciato dell'Ungaroring, che poi immette sul rettilineo principale, che non è lunghissimo ed è l'unica possibilità per andare a tentare un attacco. Arriva adesso Fabio Surname, che si prende priva mano Juve della sua prima proposition in Master League, stampa un primo 28.145, quasi mezzo secondo di ritardo pagato dal pilota Mercedes rispetto al nuovo standard fissato per la proposition. Arriva Flaminio, che si piazza in seconda posizione mentre è stata esposta la bandiera a scacchi, prendono bandiera anche Ganu, lo stesso Speri Patrick, Giovi ancora nel giro, pardon, lo prende
Mickey Mai e la prende anche Mattia Metrano, che era rimasto fermo ai box, mentre Luca Bigno va a far siglare la migliore prestazione nel primo settore, che costa essenzialmente di 3 curve, riesce a guadagnare solamente in quel tratto di 4 decimi rispetto al miglior tempo, si migliora anche nel secondo intertempo, mentre va ai box Sdem, non contento forse della sua ultima prestazione, continua ovviamente il giro lo stesso Luca Bigno, lui che era stato in quelle posizioni un po' più scottanti a lungo nelle fasi di qualifica, vedremo se riuscirà ad approfittare di questo vantaggio che gli è stato offerto nell'ultimo tentativo della qualifica odierna, prende bandiera anche Luca Bigno, solamente 98 millesimi lo separano dall'esultanza di una pole position che ancora gli è privata in questa fase. Seguiamo poi quello che sarà il giro di Manuel Juve, 2,80 potrebbe non essere sufficiente per andare a insidiare la pole position di Fabio Surnem, ha bisogno di altri 2 decimi, infatti è così, si piazza solamente terzo il pilota Mercedes, attendiamo poi quello che è l'arrivo di Dileggio, che non sembra essere in un giro particolarmente buono, paga ancora 5 decimi rispetto alla vetta ed è un miglioramento di soli 2 decimi, ha bisogno di trovare 3 decimi in questo ultimo settore, vediamo se ce la farà, così come anche Shumi Legend, stessa situazione praticamente di Dileggio, nessuno dei due trova quello che è il passo necessario, Dileggio rimane in quella posizione in cui si trovava, anzi credo che abbia fatto pole position Dileggio all'ultimo, anche se sì, non è stata segnalata. Quindi attenzione, pole position di Dileggio che riesce a mettere insieme il bis dopo l'anno scorso, si ripete qui in Ungheria, l'anno scorso la gara fu bagnata mentre la qualifica asciutta, quest'anno i valori in campo si sono ribaltati, comunque il pilota Ferrari con una zampata finale riesce a mettere le mani su quella che è la partenza dalla prima fila e come avevi detto tu Raffa, alla fine il pilota che avrebbe preso bandiera per ultimo sarebbe riuscito ad approfittare della migliore opportunità per la pole position. E infatti dalla live avevamo proprio notato che appena Fabio stava andando sul traguardo, il primo a prendere la bandiera a scacchi, Dileggio a pochi secondi davanti a lui si era appena lanciato, quindi è stato bravissimo nonostante aveva trovato un leggero traffico, una leggera distrazione davanti a lui soprattutto nel T2, ma insomma è più che normale in queste condizioni doversi ritrovare a dover inseguire, avere questo leggero disturbo. Davide Trane un po' in difficoltà con il bagnato, come detto in precedenza, mi auguro sia solo per questo discorso, in gara con l'asciutto speriamo possa esserne della partita, del gruppo, non è una pista dove è così fondamentale restare nel secondo, nel DRS, il tema delle temperature è molto importante perché sì, quest'anno si può andare tranquillamente anche oltre i 106 gradi, però si rischia di esagerare, potrebbe portare delle difficoltà con il proseguo della gara, soprattutto nella prima parte di gara con il carico di carburante. Dicevo del DRS, si può tranquillamente rientrare anche con un undercut. Il fatto che c'è stata la pioggia in qualifica ci apre una gara dove vedremo quasi tutti, penso, sulla strategia a tre soste, poiché hanno tutti quanti i treni di gomme morbide disponibili, qualcuno ne avrà anche 4, poiché era probabile che qualcuno scegliesse di portare le gomme più morbide in qualifica, quindi 4 gomme soft contro chi rimane bilanciato con 3 soft e una gialla, potrebbe essere una gara... essenzialmente se rimangono tutti a trenino come abbiamo visto finora, anche chi fa undercut che si ferma che è decimo rischia di uscire primo, e l'ultima sosta ieri l'abbiamo vista intorno al 15°-17° giro all'incirca, quindi se rimangono a trenino fino a quel punto, se non entrano safety car, anche chi è 12° può giocarsi il podio. L'anno scorso abbiamo visto una gara un po' atipica con Dileggio e Sport che erano scappati sul bagnato, poi si erano dati battaglia proprio nelle ultime fasi, una strategia che per forza di cose quindi è stata necessariamente diversa. Quest'anno effettivamente con 3 soste assisteremo a tanti ribaltamenti di fronte, quindi una gara che potrebbe rivelarsi molto entusiasmante e divertente. Abbiamo detto già nella qualifica che l'Hungaroring non è il circuito più ospitale per i sorpassi, ovviamente le opportunità si possono creare, sebbene non così nitide, non così concrete come in altri circuiti, anche qui si può tentare comunque di andare a prendere la posizione soprattutto in fondo a curva 1, vedremo come si destreggeranno i piloti in pista quest'oggi e quale spettacolo riusciranno a regalarci, considerando il fatto che Dileggio è in lotta con G-Sport ovviamente nella classifica piloti, ma anche per andare a riprendere contatto con quelli che sono i punti accumulati da Drago Levitato e Fabio Surnem, che in una prima metà di campionato è riuscito a seminare il panico in classifica volando con distacchi siderali, adesso che magari non parte dalla pole position qui in Ungheria potrebbe essere in una situazione diversa, partirà ovviamente secondo affiancato da Dileggio, che invece è riuscito a mettere a segno il miglior giro in qualifica, però vedremo come si evolverà ovviamente la partenza. L'obiettivo del pilota Alfa Romeo sarà quello di prendersi sin da subito la leadership di questo Gran Premio per poi andare a esprimere il suo passo cercando di seminare dietro di sé il vuoto e lasciarsi alle spalle gli avversari, mentre andiamo con la griglia di partenza, partiamo ovviamente dalle retrovie, da quelli che sono le ultime posizioni. Mattia Metrano ovviamente per scontare la penalità sarà costretto a partire dal fondo
E troviamo poi in ottava fila la new entry, la wild card, Davide Trane, accompagnato da Mike Mai in quindicesima posizione. Quattordicesima piazza per Giovi con la sua As, seguito e sarà affiancato da Patrick Speri in tredicesima piazza. Dodicesima casella invece per Lucky Cesco, che partirà al fianco di Marco Ganu, fuori dal top 10. In undicesima posizione di Vampir, torna in Master League entrando nelle prime 10 caselle con un primo 29 e 0. Andiamo a prendere in analisi poi la quarta fila con Sdem e Shumi Legend, un po' arretrate per trattarsi di due piloti esperti in quest'ambito. Sesta posizione invece per Flaminio, che torna a brillare in qualifica, accompagnato da un G-Sport che sale in quinta. Quarta casella invece per Manuel Juve, che ha espresso un ottimo passo in qualifica, e partirà dalla terza casella Luca Bigno, che è rimasto in ballo per la pole fino all'ultimo. Poi seconda posizione per l'Alfa Romeo di Fabio Surname e pole position per la rossa di Luigi Di Legge, che l'anno scorso qui trionfò davanti al rivale J-Sport per la lotta al campionato. Vedremo come si evolverà la gara quest'oggi, mentre i piloti sono entrati di diritto nell'ultimo settore dell'Ungaroring, si apprestano a percorrere quella che è curva 12, poi la 13 e l'ultima, la 14, prima dell'accensione e poi lo spegnimento dei semafori. Tutti che scivolano compatti. La strategia di partenza prevede che la griglia abbia optato praticamente per tutta la sua totalità, non c'è stato nessun pilota che abbia deciso di fare una scelta differente, e tutti partiranno su gomma media. Dunque si prospetta praticamente, immagino, non so, credo, correggimi se sbaglio, Raffa, una strategia media soft è possibile? Ah, ti dirò addirittura media soft, e chi ci chiamavano addirittura una quarta rossa dalla chat, chi ce l'ha? E ti segnalo, sì, tutti sulla gialla tranne Patrick, la terzo pilota Williams in sostituzione di Cartista ha deciso della rossa, e ovviamente lo sprint c'è, ma non lo vedremo dalla tredicesima alla prima posizione, magari riuscirà a tenere più comodamente, ecco, con più agio il ritmo della carovana. E intanto la griglia compatta schierata sulla partenza, sui blocchi che andando a diventare le posizioni di partenza, si accendono i semafori, tutte 5 luci accese per decretare l'inizio del nono round della Master League, con Di Legge in pole position che parte in questo istante, accompagnato da Fabio Surname, che sembra aver avuto un ottimo spunto, così come l'ha avuto anche Luca Bigno, che prova a prendere la scia della rossa di Di Legge, che può difendersi agilmente in arrivo a curva 1. Fabio Surname non sembra essere in grado di attaccarlo, invece è in grado di attaccare Luca Bigno, proprio la seconda posizione del pilota Alfa Romeo, che però resiste conservando l'interno in fondo a curva 1. Avrà anche il vantaggio di traiettoria poi in arrivo a curva 2. Nulla cambia nelle prime tre posizioni, anche Manuel Juve conserva la sua quarta. J-Sport in questo istante cerca di prendere proprio la posizione del pilota Mercedes, avrà l'esterno qui in uscita dalla 3, riesce a mantenere la sua vettura in pista, riesce a salire quindi in terza posizione, ne perde una Manuel Juve a vantaggio di Shumi Legend. Invece J-Sport è scivolato indietro nel gruppo, sembrava aver sorpassato quella che era la vettura, la W14 di Manuel Juve, invece poi ha perso la posizione anche a vantaggio dell'As di Shumi Legend. Settimo Flaminio, ne perde una anche lui proprio a vantaggio dello stesso pilota As, mentre abbiamo un contatto nelle retrovie con l'Alfa Tauri di Davide Trane, che inizia la sua avventura nelle Formula Italian Team forse nella maniera in cui non aveva programmato, ha riportato anche un danno abbastanza evidente a carico della sua monoposto, che era stata divelta praticamente in tutta la sua totalità, l'ala anteriore, sarà costretto a tornare ai box il pilota Alfa Tauri. Mentre Mattia Metrano, approfittando ovviamente di queste dinamiche all'inizio del Gran Premio, è riuscito a risalire di due posizioni. Sì, un disastro essenzialmente alla chicane, è normale al tratto dove il gruppo si compatta, soprattutto nel primo giro. Trane è andato a tamponare a Metrano davanti a lui, ha commesso un errore anche Sdem, magari per evitare di tamponare il pilota davanti a lui ha pizzicato l'erba, è andato leggermente lungo, ha perso tante posizioni. Grandissimo primo giro considerando il tracciato per Giovi, ha trovato un varco incredibile con 5 posizioni guadagnate nel corso di questa prima tornata. È arrivato un piccolo, chiamiamolo errore, da parte di J-Sport in uscita dalla 3, poiché accompagnandosi all'esterno con Manuel Juve di la vettura spancia sul cordolo, è stato trascinato largo, credo sia arrivato anche un avviso lì, il gioco è molto sensibile, e in questo modo ha anche perso la posizione nei confronti di Shumi Legend. E Giovi non è nuovo a fare queste partenze fulmine, riesce a recuperare veramente tanto terreno in quelle che sono le fasi più critiche della gara. Tuttavia abbiamo, oltre a Davide Trane e Mike Mai, che hanno riportato un danno sull'ala anteriore, anche Mattia Metrano, come dicevi, ha riportato un danno a carico del fondo, e soprattutto Marco Ganu a livello dell'ala posteriore. Probabilmente il danno più evidente è quello di Marco Ganu, con l'ala posteriore ovviamente in condizioni non ottimali andrà a perdere più terreno, però sembra che per il momento stia tenendo botta rispetto a quello che il
il ritmo dei suoi rivali, rimane ancora in 14esima posizione. Un danno di solito più pronunciato a livello dell'ala posteriore determina praticamente il ritiro del pilota, quindi per il momento Marco Grano non sembra risentire in maniera così evidente del danno che ha a carico della sua vettura. Forse nella pista migliore, perché quest'anno si viaggia essenzialmente con un setup pari a quelli di Monte Carlo, estremamente carichi, 50-49, qualcuno ha azzardato un 48 al posteriore ieri in pro, e il carico del carburante aiuta sotto questo punto di vista magari a tenere una vettura un po' più incollata quando si passerà alla rossa, e bisognerà, con magari anche nello stint finale, fare forte curva 4, che tra poco i piloti ci arriveranno. È una curva dove essenzialmente togli una marcia, ti lanci dentro e la devi fare così, non, altrimenti ci perdi troppo. Lì per Marco cominceranno i problemi, soprattutto perché bisogna un po' saltare sul cordone interno, rischiare qualcosa all'esterno, anche stando attenti agli avvisi. Arriva adesso in curva 4 il buon Marco Grano, scusatemi la telecamera, avevo fatto cose per il buon Lopez che arriva a quota 200 tra poco con le gare arcate su Formula Italia Team nei campionati. Anche qui alla 5 errore, l'abbiamo visto Bergano gli anni passati, appena si pizzicava quel marciapiede all'interno si decollava essenzialmente. Quest'anno si può azzardare qualcosa, ma con il danno all'ala posteriore Bergano, soprattutto alle basse velocità, qui nel guidato ancora una volta e nelle ultime due curve avrà davvero tante difficoltà. Fondamentale tra l'altro la partenza di Dillegge, che è riuscito a conservare la prima posizione, altrimenti avrebbe messo, non dico in discesa, però avrebbe di sicuro agevolato il compito di Fabio Surname, che avrebbe tentato sicuramente di fuggire. Così facendo, invece, rimanendo davanti a tutti, può limitare quello che potrebbe essere lo strapotere di Fabio Surname e dunque mantenere il gruppo compatto nell'eventualità di giocarsi il tutto per tutto insieme ad altri piloti, senza che la vittoria sia essenzialmente una questione riservata solo a Fabio. Quindi intanto rientra anche Mattia Metrano per andare poi a... si ritira addirittura, perché il danno al fondo era troppo evidente. Dunque finisce qui la gara del pilota Red Bull, non aveva partecipato alle qualifiche, percorre solamente 3 giri all'interno del Gran Premio, decide di ritirarsi. Forse era cambiata troppo la guidabilità della vettura, che non rispondeva come previsto. Intanto lungo qui di Davide Trane, che deve resistere anche lui a quelle che è una vettura che ha cambiato gli assetti dopo il danno. Avendo la riparata, deve anche andare un po' più in confidenza con quello che è il comportamento della monoposto. Sì, tante difficoltà, per carità, non ci può stare, insomma, magari per i piloti che sì, militano in Master League, ma non hanno avuto modo di provare troppo nonostante le festività, anzi, tra i vari parenti, le varie cene, può starci, e magari non tutti siano arrivati pronti a questo GP rispetto a una normale settimana lavorativa, dove ognuno con i propri ritmi riesce a trovare, a ritagliarsi quelle ore di tempo per arrivare pronti ad un appuntamento così oneroso a livello di impegno come la Master League. Sono sorpreso anche da Mike Mai, si è fermato anche lui nel primo giro, ha riportato un danno, non ho visto in quale frangente, credo lui addirittura in curva 1, perché era già lontano dal disastro essenzialmente che è avvenuto alla chicane, con Stemma che ha perso tante posizioni e Trane che ha centrato il posteriore di Mattia Metrano. Gruppo che quindi ha perso essenzialmente 4 protagonisti, ma dalla prima alla 13esima chiusa da Stemma, sono tutti ovviamente lì, si trainano con il DRS, non dovrebbero avere problemi di surriscaldamento. Non so, perché ieri Sergente non è andato in grande difficoltà, è stato uno dei piloti in Pro League a partire con la gomma soft dalle ultime posizioni. Non so se Patrick, stando così nel gruppo, la rossa di inizio gara rischia qualcosa a livello di surriscaldamento. Lui però è uno di quelli da dover stare, da tenere sott'occhio a livello di undercut, perché 15esimo-17esimo giro potrà già permettersi di effettuare una sosta su tutta la plotone che ha la gomma gialla, quindi guadagnare davvero tante posizioni. Potrebbe essere, ecco, un ago della bilancia il buon Patrick questa sera, poiché certo è solo un pilota, non sono 3-4, e quindi si può creare poi l'eventuale ingorgo che era avvenuto ieri, però le strategie si possono, insomma, mescolare dovendosi adattare a ciò che fa Patrick essenzialmente. Un vantaggio che potrebbe giocare a favore del pilota Williams in ottica di entrare in una top 10, al momento è di poco al di fuori delle prime 10 posizioni, si trova 11esimo, ovviamente il gruppo è estremamente compatto, non c'è un pilota che prevalga sull'altro, rimangono tutti all'interno della DRS, fatta eccezione dei piloti che hanno riportato danni nelle fasi iniziali del Gran Premio. Marco Grano infatti adesso inizia a perdere quello che è un po' di terreno rispetto ai piloti che lo precedono, rimane comunque nel 14esima posizione, mentre Bandiera Gialla nel secondo settore viene subito ritirata, quindi non ha di fatto risolto quello che era la dinamica di interesse all'interno del secondo tratto della pista, e si riprende sotto condizioni di bandiera verde, mentre vediamo di davanti il tentativo di attacco da parte di Fabio Surname nei confronti di Dillegge, che arriva in fondo a curva 2, sembra avere successo, si porta al comando del Gran Premio dell'Hungaroring il pilota Alfa Romeo. Adesso vedremo se avrà il passo per seminare i piloti che lo inseguono, cerca di farsi vedere qui Dillegge per andare a infastidire un
po' la visuale di Fabio Surname e mettere un po' di timore negli specchietti del pilota Alfa Romeo, che adesso dovrà mantenersi freddo, esprimerà il suo ritmo e vedremo quelle che saranno le controffensive di Regge, che di certo non avrà ceduto la leadership così di buon umore, e soprattutto vedremo se riuscirà a riproporsi nelle tornate successive e a ripetersi su quelli che sono i tempi messi a segno da Di Regge. Sembra anche che Luca Bigno in questa fase sia abbastanza pericoloso alle spalle di Regge, mentre si ritira Davide Trane, probabilmente non a suo agio con la vettura. Viene segnalato anche su lui un piccolo danno in questa fase, probabilmente è un piccolo bug grafico. Comunque finisce qui al sesto giro la gara di Davide Trane, il suo debutto in Master League. Speriamo che nei prossimi appuntamenti possa esprimersi al meglio, senza magari che le fasi iniziali della partenza possano andare a influire sulla sua gara, che è stata pregiudicata da un danno meccanico essenzialmente, mentre vediamo militare molto lentamente a bordo pista proprio l'Alfa Tauri di Davide Trane, che credo sia stata presa in carico dal bot. Sì, è un po' un problema, ha creato un po' di caos, Di Regge è andato leggermente lungo, insomma il bot dovrebbe essere trasparente, dovrebbe aver trovato un varco adesso per togliersi di torno e non creare troppe difficoltà. L'ho intravisto ancora lì, insomma i piloti lo schivano nel dubbio, perché il ghosting crea sempre qualche sorpresa spesso, e quindi diciamo situazione che si è risolta bene. Ha commesso solo questo piccolo errore Di Regge, magari non si è aspettato di trovare una vettura proprio lì sul punto di corda, è andato leggermente lungo a curva 1, ma ampiamente ancora in zona con il DRS di Fabio Surname. Fabio che, approfittando forse anche di questo piccolo errore forzato di Di Regge, anche perché il pilota Ferrari non poteva evitare la vettura che era in procinto di affrontare la curva come se fosse trasparente, Fabio Surname ha deciso di provare a spingere un po' di più per cercare di escludere Di Regge dall'utilizzo del DRS. Vedremo se al termine di questo giro sarà riuscito in questa sua impresa. Conoscendo Di Regge ovviamente e percependo, fidando il pericolo, anche lui avrà dato fondo a quelle che sono le sue riserve di batteria ibrida, cercando di rimanere quanto più vicino possibile. Infatti vi rimane con qualche centesimo di scarto, però potrà comunque spalancare l'ala mobile sul rettilineo principale. Intanto migliora la miglior prestazione in gara Fabio Surname, un primo 20-230, quello che è fissato nuovo record di prestazione sul giro. Luca Bigno anche lui sembra essersi un po' più attardato rispetto a Di Regge, parliamo di distacchi più o meno omogenei tra Fabio Surname e Di Regge e tra Di Regge e Luca Bigno, una fase forse un po' più di calma, di studio da parte dei piloti. Sanno che tentare un sorpasso in questo momento non avrebbe un granché di scopo ai fini del risultato finale, anche perché la gara più probabilmente verrà decisa non solo negli ultimi giri ma anche nei momenti in cui effettuare il pit stop. Sì, è una fase difficile più per gestire gli avvisi, i limiti della pista, perché come detto la vettura con tanto carico di carburante è abbastanza maneggevole, non si ha troppa difficoltà, ma curva 4 in un modo o nell'altro bisogna farla cercando di perdere meno tempo possibile, ed è una di quelle più soggette ad avvisi, anche quando si fa un errore tra virgolette banale si va a perdere del tempo. Questa la 12 dovrebbe essere, se non vado errato, non crea troppe difficoltà. Gli anni passati insomma eccedeva, si poteva eccedere anche con i limiti della pista, veniva segnalata, veniva controllata la direzione di gara fit, e tutto sommato quest'anno i limiti della pista non sono troppo problematici. L'ultima curva con una gomma che si andrà a consumare, la gomma gialla intorno al 20° dovrebbe avere un calo abbastanza importante, potrebbe essere problematico perché si fa uno snap al posteriore, si rischia di effettuare un pendolo, le barriere sono molto vicine, ovviamente per evitare le barriere si va larghi e lì ogni tanto può scattare qualche avviso. Tanto Cesco Susperi che forse non vuole esagerare Patrick, oppure sta rischiando di avere il primo calo della gomma rossa. Va anche Stem, credo in realtà si voglia mettere magari ultimo di questo gruppetto e diciamo in una posizione più comoda. Per il momento rimane in 13ª piazza Sperin, che non riesce a restituire il sorpasso proprio su Stem. Vediamo come si evolverà la situazione, potrebbe essere un primo drop della gomma come dicevi tu. Lì davanti intanto Di Regge sempre sul filo del DRS nei confronti di Fabio Surname, per un istante era addirittura salito sopra al secondo al termine del rettilino che porta poi in curva 1, adesso sembra essere piombato ampiamente al di sotto di questo riferimento, quindi può anche alzare il ritmo in questa fase Di Regge per rimanere più agevolmente all'interno di quello che è riferimento fissato per l'utilizzo della mobile. Niente da segnalare di particolare, fatta eccezione forse per G-Sport che ha perso il contatto con il posteriore di Shumi Legend e va a costituire un altro gruppetto in solitaria, anche se vediamo come la telemetria sia continuamente in evoluzione, anche perché in questo caso G-Sport viene segnalato come al di sotto del secondo, mentre pochi istanti fa era addirittura a 1 secondo e 1 di ritardo rispetto al pilota Haas.
Sì, è riuscito a rientrare su Sciumi ed ha piantato lì Flaminio, che quindi questa tornata l'ha effettuata senza l'utilizzo del DRS. Per carità, è solo un decimo, per carità, il DRS, come detto in precedenza, fa comodo assolutamente, ma si può chiudere il gap come l'abbiamo visto anche ieri in Pro League. Una splendida gestione iniziale della gomma, un Tia Prinzio troppo arrembante magari nei primi giri ha un po' strapazzato lo pneumatico e l'ha pagato nell'evoluzione, soprattutto quando viene il primo cliff della gomma, mentre chi è stato più brava, in particolar modo Fede Kart, che ha gestito davvero bene la gomma nei primi giri, ha fatto un'introduzione molto pagata e poi è riuscito a risalire senza quasi scioltezza, mettiamola sotto questo punto di vista. Poi diciamo ha deluso un po' Joey Sport perché è stata una delle prime a fermarsi, e quindi anche sotto questo punto di vista è interessante vedere qual è stata la gestione dei piloti in questi primi giri. Non abbiamo visto questi grandi duelli, può starci che Flaminio è stato semplicemente sfortunato, magari ha commesso un piccolo errore Joey Sport, Flaminio per non attaccarlo ha deciso di rimanere dietro, Jay ha poi tirato riuscendo a rientrare, adesso torna di nuovo fuori dal secondo. Forse sembra una difficoltà nella prima parte del T2, dovrebbe essere dalla 4 alla 9, quindi un sinistra veloce, c'è cioè un destra dove con il pad sì, non si riesce sempre ad azzeccare la migliore delle linee, sebbene Joey Sport sia bravissimo in quest'arte, mettiamolo sotto questo punto di vista. E poi sì, c'è una chicane dove il cambio di direzione è un po' complicato, soprattutto se si esagera andando ad attaccare Cordoli lì dietro. Giovi su Vampir decide di resistere il pilota della Mercedes, in trazione vanno giù in discesa verso la curva 2, si rimette davanti Vampir, ha provato a sorprendere in questo modo Giovi, ma nulla di fatto. Rimane tutto com'era con Giovi a inseguire in nona posizione, ne aveva guadagnate 5 nel primo giro, rimangono 5 al termine dell'undicesimo, non riesce più a risalire come aveva fatto nelle fasi iniziali del Gran Premio, molto molto difficile qui, però sembra non aver mollato l'osso il pilota Haas, che rimane incollato all'ala posteriore della W14, ovviamente non ci sono opportunità di sorpasso in questo settore, lei ha tracciato, dovrà procrastinare per quanto possibile la pratica di Vampir almeno fino all'inizio del prossimo giro, veramente impossibile trovare il giusto pertugio all'interno del secondo settore dell'Hungaroring, specialmente in queste curve che vanno percorse ad elevata velocità e dove l'aria sporca, sebbene di entità più ridotta rispetto alle vetture di precedente generazione, ma comunque va a giocare un ruolo negativo su quella che è la performance della monoposto in queste circostanze. Arrivano nell'ultimo settore, sembra un po' più tardato in questo caso Giovi, non credo sia abbastanza vicino per cercare di impensierire di Vampir in fondo a curva 1, vedremo se riuscirà ad avere una buona trazione in uscita dalla 14, sembra essere ancora abbastanza lontano e credo che i tentativi di sorpasso non avverranno in fondo alla prima svolta del Hungaroring. Per un momento fuori dal secondo anche Manuel Juve nei confronti di Bigno, lì sarebbe uno strappo decisamente più importante per i primi tre, vedremo magari anche un Fabio ancora di più azzardare con i rischi, tirare qualche decimo fuori dal taschino per aprire questo gap, è stato bravo comunque, ha aperto tutte le difese, mettiamola sotto questo punto di vista, Manuel Juve per cercare di rientrare nei confronti di Luca Bigno e torna quindi comodamente sotto al secondo, il gruppo rimane compatto fino a J-Sport, poi ovviamente il gap per Flaminio continua ad aprirsi perché perde quei due decimi all'incirca sul rettilineo principale e non c'è una tale differenza insomma qui nel guidato per poter recuperare questo svantaggio. Rimane lì comodo tra penso 6-7 giri, potrebbero cominciare a pensare una sosta per effettuare qualche undercut. Bigno che è stato il più veloce in pista negli ultimi tre giri, più veloce addirittura di Fabio Surname e di Legge, ha cercato forse di riavvicinarsi rispetto al gruppetto di testa per cercare di creare una prima frattura in quelle che sono il gruppo piloti in questa fase, soprattutto magari per proteggersi da eventuali undercut, missione che poi non è riuscita anche perché poi Manuel Juve si è rimesso a spingere, ha capito forse un po' l'intento di Luca Bigno, quindi pericolo scampato per il pilota in forze alla scuderia di Brackley. Tredicesimo giro che inizia sulla chiave di quelle che sono state le tornate precedenti con una situazione relativamente di calma piatta, con di davanti Fabio Surname che continua ad amministrare, con un dileggio che rimane sempre al ridosso del margine del secondo. In questa fase vediamo come gli stacchi oscillino in maniera forse un po' più repentina rispetto a quanto non avessero fatto in precedenza. Ad ogni modo, nulla di particolare da segnalare anche all'interno di questa tornata, se non con un Flaminio che dopo essersi allontanato da J-Sport di qualche frazione di secondo adesso è ampiamente sopra il secondo, si parla di circa un secondo e quattro di ritardo rispetto al pin di J-Sport, quindi definitivamente fuori dalla zona di RS di Flaminio, che è diventato quindi il capogruppo di questo secondo pacchetto piloti. In questo giro di Legge non ha potuto aprire l'ala mobile sul rettilineo principale e il successivo che porta in discesa verso curva 2, poi il detection point è singolo posto prima
dell'ultima curva. Qui intanto siamo con Cesco che segue un Z Pro Mauro un po' arrembante con i limiti della pista lì alla 11, l'ho visto già la seconda volta che esagera, infatti ha due avvisi, a livello di avvisi ce ne sono due per Mauro e Michemai, uno invece per Cesco, Giovi, Flaminio e Di Legge. Di Legge che di nuovo qui nel T3 arriva appena fuori dal secondo nei confronti di Fabio Sorname, quindi ancora una volta giro senza poter aprire l'ala mobile, era appena fuori anche Luca Bigno che o ha chiuso l'ala mobile in anticipo oppure siamo arrivati tardi su di lui con le immagini. Prima ad effettuare la sosta Speri che l'avevo visto appena fuori anche lui dal secondo rispetto a Stem, quindi gomma rossa che è calata prima del previsto, normale visto il carico di carburante iniziale. Decide di andare sulla gialla, quindi tutto sommato non si devono spaventare troppo davanti, perché ovviamente questi primi giri per Patrick saranno complicati per portare la gomma in temperatura, quindi non c'è questo enorme guadagno. Potrebbe eventualmente rientrare sul essenzialmente dodicello, non so come, insomma, tutti i piloti che aveva davanti a lui con questo eventuale undercut, visto che immagino i primissimi continueranno ancora qualche giro, 5-6 credo ancora sulla gomma gialla. Qui più o meno intorno al giro 20 sarà la finestra in cui si osserveranno i pit stop per i piloti che sono su gomma gialla e credo che Di Legge stia facendo veramente fatica in questa fase. Due decimi di ritardo rispetto a Fabio Surname all'interno della tornata numero 12 e lo stesso all'interno della tredicesima, e credo che si stia ripetendo anche all'interno del giro corrente con un Di Legge che fa fatica a leggere il passo impresso dal leader della classifica Fabio Surname, che ricordiamo ha 25 punti di vantaggio nei confronti di Drago Livitato. Drago Livitato che è il pilota che è secondo in classifica, oggi non partecipa, non è in pista, quindi aveva completato solo 7 gare rispetto alle 8. Attenzione, vediamo qua l'attacco che arriva da parte di Z Pro Mauro nei confronti della Haas di Giovi, che lascia lo spazio correttamente in fondo a curva 1. Sono ancora affiancati, sembra prevalere poi in trazione quella che è la vettura di Giovi, che si riporta allora agilmente davanti a quella di Z Pro Mauro, che deve inseguire dalla decima posizione. Giovi riesce a mantenere ancorate le sue speranze alla nona casella, aveva tentato l'attacco prima di Vampir, adesso Giovi invece deve difendersi dalle insidie di piloti alle sue spalle. Dicevamo che comunque Drago Livitato pagava 25 punti in classifica pur avendo concluso una gara in meno, oggi non è presente in pista, quindi perderà ulteriori lunghezze rispetto a Fabio Surname e soprattutto nei confronti di Legge, G-Sport e tutti coloro che stanno alle spalle in classifica rispetto allo stesso pilota Mercedes. Sì, un peccato non avere in pista Drago, e ovviamente speriamo insomma ritrovarlo la prossima settimana quando i campionati faranno tappa all'università della Formula 1 in Belgio a Spa. Con queste posizioni Di Legge andrebbe a sopravanzare proprio Drago Livitato in classifica piloti, diventando quindi il primo degli inseguitori rispetto a Fabio Surname, staccato di 45 punti. Giro complicato per diversi piloti, ho visto in tanti iniziare a soffrire a livello di posteriore, molto ballerino per diversi piloti, potrebbe essere il segnale di un undercut, penso Di Legge, per magari anche sorprendere Fabio, possa tentare di cambiare un po' le carte in tavola. E infatti Stemma, anche che si era staccato dal gruppo, era il fanalino di coda di questo gruppone di piloti, va lui sulla gomma rossa, credo un desync, sì, ok, si riposiziona senza troppi problemi, dovrebbe riuscire anche a stare appena davanti Patrick, che però arriva lanciato, toglie il limitatore Stem, vediamo se decidono di non battagliare, di darsi una mano sotto questo punto di vista. Non è riuscito, potrebbe rientrare in realtà Patrick in questo giro, perché sia arriva con la gialla ma a gomma calda, e magari riesce a rientrare nel DRS di Stem per ricompattarsi con tutto il gruppo. Però sembra mantenere almeno nelle prime curve il distacco che aveva accumulato lo stesso Stem nei confronti di Patrick, quindi per il momento la battaglia è ancora una prospettiva lontana, mentre davanti Di Legge continua a faticare nei confronti di Fabio Surname, 1 secondo e 6 in questo istante segnalato dalla telemetria, è stato il più lento dei primi tre nelle ultime due tornate, mentre informiamo che dopo tutti i giri percorsi sul 20 adesso si è saliti per la prima volta sull'1 e 21, quindi un primo drop anche della parte della gomma media. Infatti è così, rientra ai box Di Legge che stava soffrendo il passo di Fabio, rientra anche Luca Bigno, dunque vanno a fare la stessa strategia i piloti che erano rispettivamente secondo e terzo, oltre loro due rientra all'interno della pit lane anche Di Vampir per sostituire i suoi pneumatici, così come Luca Bigno, quindi in Williams vanno a completare le prime soste e esce adesso Di Legge davanti ovviamente a quella che era la vettura di Luca Bigno, e quindi rientreranno in pista secondo lo stesso ordine che avevano quando sono entrati all'interno della pit lane.
Di Leggio e Bigno sulla rossa, gialla invece per J-Sport e Vampir, che si trova attaccato subito da Stam, che con la gomma rossa deve cercare subito di prendersi la posizione. Ovviamente anche Fredda, la gialla montata da Vampir, quindi Stam dovrebbe riuscire a chiudere la manovra con qualche difficoltà qui dall'esterno, anche perché Vampir è andato profondo, in frenata si sono toccati, forse è esagerato sotto questo punto di vista. Vampir non aveva troppo senso, mi permetto di dire, tentare di resistere sotto questo punto di vista. Stam che ondeggia anche per magari invitare Vampir a rimanere calmo, attaccarsi a lui con il DRS, hanno la possibilità ovviamente di prendere tante posizioni, visto la possibilità di Stam, sebbene si sta lampeggiando, ma visto l'undercut che sta facendo Stam con questa gomma morbida. Adesso vedremo quelle che saranno le contromosse di Fabio Sorname, se soprattutto risponderà all'undercut di Legge e di Luca Bigno. Di Legge che adesso è a 5 secondi da Marco Gano, suo compagno Ferrari, quindi non potrà sfruttare l'ausilio del DRS per questo giro, mentre sembra che Fabio Sorname abbia proseguito, infatti rimane ancora in pista senza rientrare ai box. Rientrano invece Flaminio e Zeta Pro Mauro per effettuare le loro prime soste. Luca Bigno sempre molto molto vicino di Legge, dunque praticamente il distacco non è cambiato dopo la sosta e entrambi si stanno ancora dando battaglia. Dovrà stare attento forse in questa prima fase di Legge alle insidie che potrebbe portare Luca Bigno, oppure magari i due decideranno anche di collaborare per evitare di perdere tempo nei confronti di Fabio e beffare così il pilota Alfa Romeo grazie all'undercut. Stam passa qui in questo istante sul traguardo, rimane però alle spalle dello stesso Flaminio, con una differenza che Flaminio ovviamente deve ancora portare in temperatura queste gomme, ha una gomma rossa che quindi è meno esigente in questo compito, però è comunque una gomma che deve portare all'interno della finestra di utilizzo la temperatura per poter esprimere al meglio la sua performance. Sembra averle comunque già riuscito in questo compito Flaminio, e dunque sembra già aver respinto anche le insidie di uno Stam che era pronto a sorpassarlo, mentre Mickey Mai viene dato in modalità trasparenza. Sì, infatti, non avevo notato se fosse crashato o meno. Non credo di aver visto l'annuncio, non credo neanche di aver visto bandiere gialle, quindi forse il minuto di pausa. Non bene, ci pensa Mark nel dubbio. E comunque stanno continuando ancora un altro giro Fabio, Manuel, Schumi. Non vorrei che Fabio stia cercando di aprire il gap nei confronti di Marco Gano, perché a 16 secondi e 2 e Gano ovviamente sta continuando a soffrire visto il danno là. Va al sorpasso intanto Schumi Legend nei confronti di Manuel Juve, si prende la virtuale seconda, la momentanea virtuale, vedremo eventualmente più avanti, seconda posizione. Di Legge fa il giro veloce, Di Legge sì, sta arrivando su Marco Gano, ma ordine di scuderia, e cerca magari anche di dargli una mano per scrollarsi di dosso Luca Bigno, e lo trascina fuori qui Marco. È un po' il danno all'ala, si è anche intraversato e poi ha perso la posizione. Luca Bigno comunque riesce a restare nel secondo rispetto a Di Legge, magari un simpatico sorriso da paddock, diciamo, i due si scambieranno eventualmente nel post gara, e tutto in ordine per Bigno, riesce a rimanere ancora accodato a Di Legge, un momento un attimo da dover digerire, ma fortunatamente senza danni per entrambi i piloti. Dicevo di Fabio, poteva eventualmente sperare di aprire il gap nei confronti di Marco Gano per uscire davanti al pilota della Ferrari, che ha tutto il diritto, insomma, in un modo o nell'altro, magari di aiutare Di Legge e cercare di tarpare eventualmente l'aria a Fabio al surname. Poiché dovesse fermarsi adesso sarebbe dietro a Gano. Adesso siamo con Marco Gano che viene insediato da J-Sport. Per il momento mi ero illuso che fossero Di Legge e Luca Bigno, ma ritorniamo che è un duello per l'ottava posizione tra il pilota Ferrari, che ha una vettura che non è più decisamente competitiva come è stato nella gara di Silverstone. Ovviamente questo danno all'ala è pregiudicante per la prestazione di Marco Gano, che non può in qualche modo intervenire su quelle che sono le prestazioni offerte dalla sua SF23, mentre riesce a mantenere la seconda posizione Schumi Legge nei confronti di Manuel Juve dopo aver portato a termine il sorpasso giro precedente. Non c'è possibilità di replica da parte del pilota Mercedes, così come ancora non c'è la possibilità di un attacco da parte di Luca Bigno nei confronti dell'altra Ferrari in pista di Legge, che allora continua ad amministrare questo piccolo tesoretto che ha, soprattutto per evitare di perdere tempo e cercare di ridurre quanto più possibile quello che è il gap che lo vede attardato rispetto a Fabio Sorname, che a questo punto in un'ottica di eventuale sosta sarebbe ovviamente alle spalle del duo Di Legge Luca Bigno, ma credo che sarebbe alle spalle anche di diversi altri piloti, che quindi la strategia sarebbe molto molto diversa rispetto agli altri. Forse Fabio Sorname punta a fare meno soste, intanto vediamo Bagarre qui. Sì. Vanno da Di Legge a scendere, tranne Gano che si deve ancora fermare, vanno tutti su una tre soste. Forse è curioso chi ha montato la gialla. Chi ha montato la gialla in questa sosta? Quindi J-Sport, Vampir e Zeta Pro Mauro. Non li metterei troppo nella lotta, poiché questi piloti si sono un po' allontanati con l'aprirsi delle strategie. Insomma, sono abbastanza lontani rispetto a un Di Legge.
4 secondi su questa pista si fanno sentire, soprattutto sono difficili da chiudere a meno di una palese differenza di pneumatico. Comunque, essenzialmente i primi 5 immagino vadino a questo punto su una strategia a 2 soste, mentre tutti gli altri, credo, tranne chi ha la gialla, puntino a una 3 soste. Box anche per Giovi, secondo pilota assi in pista, decidono forse di differenziare la strategia in casa americana e vediamo come rientrerà poi Giovi dalla sua sosta. Lui che era nono prima del rientro, effettivamente poi è stato quinto virtualmente nel giro 21, giro in cui l'ha visto protagonista della sua sosta. Adesso esce in tredicesima posizione alle spalle di Patrick Speri. Decide di montare gomma rossa, quindi si attesta, si praticamente rende più omogeneo quella che è la decisione rispetto a coloro che avevano effettuato il pit prima del pilota Haas. Intanto qua vengono forniti i live timing rispetto a quello che è il passo di Fabio Solmi nei confronti di Legge, che guadagna mediamente 2 secondi a giro nei confronti del leader, e questo ovviamente in virtù di una gomma che ha una mescola più morbida e soprattutto ha un'usura nettamente inferiore. Tutto questo contribuisce ad una differenza di passo estrema tra i due piloti. È vero che a Lungaro Ring si vedono pochi sorpassi, però con una differenza di passo del genere il sorpasso diventa anche molto molto piacevole. È proprio in ragione di questo fatto che Fabio Sonem decide di rientrare all'interno del 21° giro per andare a effettuare il suo primo pit stop, quindi scopriremo in questo momento quella che sarà poi la posizione effettiva in pista di Fabio Surname nei confronti di Legge e di Luca Bigno. Viene promosso virtualmente leader del Gran Premio Shumi Legend, che però deve ancora effettuare il suo primo pit stop. Abbandona la piazzola intanto Fabio Surname, che viene segnalato momentaneamente dalla grafica in 7ª posizione, probabilmente perderà la casella anche a vantaggio di Flaminio e Stem e forse anche a vantaggio di Vampire. Infatti è così, si trova attualmente in 10ª casella il pilota Alfa Romeo. Avrà qualche pilota da sorpassare se vuole tornare vicino a dirige Luca Bigna, ma come abbiamo detto qualche istante fa, molto più probabilmente va su una strategia differente rispetto ai piloti che hanno anticipato la sosta rispetto a lui. Per carità, Fabio ha un ritmo, è riuscito a dimostrarlo, insomma, lasciando, piantando lì nel primo stint di Legge fuori dal secondo, quindi sulla lunga ha quei decimi importanti per riuscire ad aprire il gap, a recuperare, ma non mi sento di dire che Fabio con una scelta del genere si stia aiutando. Rientrare nel gruppo ritrovandosi con la gomma gialla contro tutti gli altri piloti che hanno la gialla e troverà dei piloti che si tirano con il DRS non sono, diciamo, dei fichi maturi da andare a cogliere uno alla volta. Il gruppo è abbastanza ravvicinato, se finisce in un trenino che si aiuta con il DRS è una ottima carta per Di Legge, che invece arriva adesso su Cesco, lo trova da solo con il DRS e dovrà, e infatti lo va a passare in questo momento, anche perché Cesco si ferma in box, comincia ad andare in box anche Manuel Juve. Personalmente, per quanto magari sto leggendo male la gara, vedo molto bene Di Legge e Luca Bigno se non si danno fastidio. Fabio mi sento di dire non si stia dando una mano, soprattutto perché è andato a montare la gomma gialla. Capisco la scelta, è una gomma che dura tantissimo, grande prestazione, magari non si è affidato della rossa in questo momento del GP, però lo avrebbe aiutato davvero tanto nell'effettuare i sorpassi. Davanti a lui a tutti i piloti che non devono fermarsi e resteranno lì per 10-15 giri, quindi dovrà sbottonarsi le maniche e soprattutto troverà Flaminio e Stem, che sono due tosti da sorpassare. Quindi magari con Vampire, anche che essendo terzo pilota non esagera nella difesa, ma gli altri saranno complicati da poter sopravanzare. Soprattutto perché anche poi Stem ha il DRS di Flaminio, quindi si complica ulteriormente il quadro di Fabio Surname, che forse ha pensato qualcosa di diverso, ma come dicevi tu, probabilmente adesso la scelta migliore sarebbe stata seguire le decisioni di Luca Bigno e Di Legge e fermarsi il giro successivo, dunque fare un overcut nei confronti di Di Legge e Luca Bigno, in quanto si erano fermati anticipatamente il pilota Ferrari e Williams. Quindi Fabio avrebbe dovuto rispondere in maniera immediata all'undercut messo a segno tra i piloti rispettivamente in seconda e terza posizione. Adesso Di Legge anche su Shumi Legend non dovrebbe avere particolari problemi nel sorpassare il pilota Haas, che rientra addirittura anche ai box, quindi assolutamente nessun problema per la Di Legge, che non deve nemmeno effettuare il sorpasso in pista, non deve nemmeno costruire una tattica per andare a prendere la posizione nei confronti di Shumi Legend. Si trova pista libera davanti, soprattutto può usufruire anche del DRS che lo ha agevolato nella difesa nei confronti di Luca Bigno. Intanto Fabio Solnem riesce a sopravanzare anche di Vampire, era molto molto vicino a livello di curva 14, abbiamo visto essere praticamente incollato al retrotreno di quella che era la W14, alla fine riesce a prendersi la posizione anche in fondo alla prima curva del giro numero 24, mentre perde la posizione a vantaggio dell'altra Mercedes in pista, quella di Manuel Juve, Shumi Legend, attualmente 12°, lui che ha fatto la stessa strategia di Fabio praticamente, solamente che si è fermato un giro
dopo a quello scelto dalla Fiat Alfa Romeo. La differenza è che Fabio è rientrato in sesta posizione, Shumi Legend in dodicesima. In questo momento, chiuso il valzer dei pit stop, chi ha guadagnato di più è ovviamente Stem, che è passato dalla tredicesima fino alla quinta casella, due giri in più rispetto al secondo, diciamo, che è andato a effettuare il pit stop dopo di lui su questa gomma morbida, però gli ha permesso di guadagnare 8 posizioni e sarà così per tutto il resto del GP. Lui andrà sempre a fare undercut rispetto ai suoi rivali, a meno che qualcuno non decida di far saltare il banco, diciamo, della propria strategia che si sta delineando, e soffrirà magari quegli ultimi due giri, ma non dovrebbe esserci questo crollo così esagerato della gomma morbida nel finale. È molto curiosa la situazione, come si sta evolvendo la gara. Fabio sì, non si è aiutato poiché non si è messo su una gomma così sprintosa, però a livello di ritmo sta tenendo davvero bene i tempi rispetto a di legge. Luigi ha anche ricevuto un avviso in questi giri, quindi magari, no, perdono, lo aveva ricevuto in precedenza, non si era aggiornato il monitor, e si è piantato su un buon tempo Luigi, un 19 e mezzo, forse chiamato sotto questo punto di vista magari a gestire in questo primo stint per allungare un po' la vita della gomma soft e avere le altre due soft che andrà a montare tutte quante nuove per tutta la compagnia e sfruttare di più quello pneumatico. Magari sta ragionando sotto questo punto di vista, mentre Fabio sta ovviamente dando tutto. 18 e 8 l'ultima tornata, il suo best 18 e 8 con gomma gialla rispetto al 19 e 4 che aveva fatto, 19 e 7 addirittura Luigi in quest'ultimo giro, forse un po' troppo se ne è presa comoda, e Fabio che anche lui ha un avviso, quindi cominciano anche a complicarsi anche G-Sport e Flaminio, due avvisi invece, Z Pro Mauro 2, quindi questi piloti sarà anche difficile. G-Sport analizzò nella Master del 2018 una tattica di Smokeman che vinse poi la Master League di quell'annata ad Austin, che fece una parte centrale di gara con sempre due avvisi, decise di prendere il terzo avviso e cominciare a spingere. In questo modo si tolse questa liberazione, però cominciò anche ad andare più forte, a tirarsi via il pilota che aveva in zona di DRS e aprire il gap di 3 secondi. Quindi non credo Jay magari andrà a ragionare sotto questo punto di vista, però eventualmente per i piloti che hanno due avvisi prendere il terzo potrebbe anche essere una liberazione e sperare in una non safety car negli ultimi giri. Devo dire che anche la gara di G-Sport promette bene, lui che ha rimontato per la seconda volta un'altra media, quindi sicuramente è su di una strategia diversa rispetto a di legge Luca Bigno, si trova solamente a 3 secondi di ritardo rispetto alla due di testa, ma potrebbe essere un pilota da tenere d'occhio nelle ultime fasi, in quanto potrebbe regalare grande spettacolo. Come al solito lui regala grandi emozioni per quanto riguarda le decisioni strategiche, riesce sempre a venirne a capo e a guadagnare posizioni in pista anche con la sua astuzia. Più volte è venuto fuori questo aspetto del campione in carica della Master League, anche oggi sembra aver ricostruito anche la sua mini impresa, era partito in quinta posizione in un circuito come l'Hungaroring in cui sorpassare è difficile, è riuscito a massimizzare i risultati risalendo di due caselle, mentre Giovi anche lui partito 14esimo è rientrato in box che era quinto ma in proiezione nono, è riuscito a rimanere in nona posizione, quindi anche lui si difende ovviamente in una maniera egregia, mentre vediamo qui tanta battaglia tra Fabio il surname e Sdem. Come avevi pronosticato tu Raffa, prima o poi Fabio sarebbe arrivato su Sdem e Sdem si sarebbe liberato un avversario temibile, caparbio da riuscire a sorpassare. Vedremo come affronterà la situazione in questa fase. Vuole prendersi l'interno di forza, si sposta Sdem, si sposta anche Fabio Surname che si prende questo interno in fondo a curva 1, riesce a portare a termine il sorpasso nei confronti del pilota McLaren con una tenacia incredibile, riesce a far capire chi comanda, butta fuori i gomiti, si fa spazio, Sdem costretto a concedergli strada e concedergli soprattutto anche la quinta posizione. La prossima pratica corrisponde al nome della Red Bull di Luca Flaminio, che dista solamente 5 decimi. Ovviamente, come abbiamo detto già in fase prematura di questa live, è difficilissimo cercare il sorpasso all'interno del secondo settore dell'Hungaroring. Potrebbe essere differente invece la questione per quanto riguarda l'utilizzo del DRS sul rettilineo principale, proprio come ha fatto vedere in questo giro Fabio su Sdem. Per un momento ho visto Schumacher Barrichello nel 2012, quando diciamo i due compagni di scuderia con il Kaiser accompagnò un po' in maniera troppo vivace il suo ex compagno di scuderia verso il muretto della pit lane. Bello tosto Sdem, grandissimo mossa da parte di Fabio perché arrivava con carica, non ha aspettato un giro, l'eventuale ulteriore zona di DRS, è arrivato con lo sprint e ne ha approfittato, grandissima mossa da parte sua. È riuscito a prendere Flaminio prima che Luca prendesse il DRS nei confronti di J-Sport a causa della differenza di pneumatico, quindi a livello di gomma non si è aiutato nel agevolarsi in queste manovre di sorpasso, ma
con grande classe, grande velocità, sta riuscendo, mi smentisce fortissimo e riesce a risalire un'altra posizione. Passato anche Luca Bigno nei confronti di Lecce alla staccata di curva 1, quindi cambio di ritmo eventualmente lì davanti, vediamo se Bigno ne ha per provare a cambiare, insomma, il passo e cercare di non far rientrare troppo Fabio il Surname. Questa è sicuramente una tematica da tenere sott'occhio. Probabilmente Luca sarà stato anche informato dal suo ingegnere di pista del sorpasso avvenuto da parte di Fabio Surname nei confronti di Sdem e poi nei confronti di Luca Flaminio. Nel momento del sorpasso ai danni di Lecce, Luca ovviamente non sapeva anche della manovra fatta poi da Fabio Surname nei confronti di Flaminio. Probabilmente l'ingegnere aveva pronosticato un sorpasso a breve termine per quanto riguardava la quarta posizione, così poi è avvenuto. E allora Luca ha deciso di prendere in mano lo scettro del comando e provare a guadagnare quanto più tempo possibile per respingere la minaccia del pilota su Alfa Romeo, che adesso avrà un'ulteriore pratica da andare ad affrontare, quella di J Sport, il campione in carica, come abbiamo detto, della Master League. Anche lui un osso molto duro, un pilota tenace, molto difficile da sorpassare, soprattutto in fase difensiva non concede praticamente nulla, quindi anche per Fabio ci sarà da faticare sotto questo aspetto. Vedremo se riuscirà a programmare con minuzia, come ha fatto vedere nei due precedenti sorpassi, prima su Sdem e poi su Flaminio, anche su G-Sport e il suo enorme talento. Intanto iniziamo il giro numero 29, siamo quasi a metà gara, mancano ancora circa 7 giri prima di entrare in quello che è la seconda metà del Gran Premio di Ungheria, valevole per il nono round della Master League. Al momento il sorpasso di Luca Bigno nei confronti di Lecce, andato in scena nel giro precedente, non sembra aver determinato degli effetti devastanti, infatti rimane sempre intorno ai 4 decimi, mentre come possiamo vedere dalle telecamere iniziano a far capolino, iniziano a concretizzarsi sempre di più le sagome di G-Sport, di Fabio Surname. Tra l'altro G-Sport, che era 3 secondi e 2 nei confronti di Lecce, prima Luca Bigno, che era lui in seconda posizione, adesso si trova a 1 secondo e 2, quindi il duo di testa ha perso oltre 2 secondi nei confronti di G-Sport, che sta guadagnando con una velocità incredibile. Forse sta arrivando il drop di questa gomma soft, forse in maniera un po' troppo anticipata, Raffa. Esatto, in anticipo rispetto almeno a quello che ho visto ieri in Pro League. Non vorrei che siano le temperature, non ho avuto modo di vedere quali fossero le temperature di ieri in pista. Siamo partiti in questo primo stint per quando i piloti sono andati a montare la gomma soft a 35 gradi, più avanti scenderanno a 32, almeno per quanto riguarda la temperatura dell'asfalto. Sarebbe curioso recuperare il dato di ieri per capire se un asfalto più rovente non sta aiutando i piloti che hanno montato la gomma soft in questa parte di gara, poiché 12° giro ieri ne aveva ancora, non così tanto, cioè non aveva così tanta difficoltà rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento. 27 l'ultimo giro di Lecce, ha perso essenzialmente quasi 2 secondi e mezzo sul suo ritmo d'attacco, ovviamente, rispetto al giro più veloce che aveva effettuato. Mi sembra troppo, e soprattutto troppo in anticipo. Sono arrivati Jay e Fabio. Sarà curioso capire quanto ancora tenteranno di rimanere fuori, o se decideranno di cambiare in anticipo questa gomma soft, che non ha funzionato così bene, almeno forse per le temperature, credo. A questo punto, forse nella mente di Lecce, Vigno, ci sarà l'idea di tenere quanto più possibile alle spalle G-Sport e Fabio Surname, anche per uniformarsi alla loro strategia, per cercare di fare qualcosa di diverso, vedendo questo scarso rendimento, almeno ipotizzato sulla carta, della gomma rossa. E qualora OJ o Fabio dovessero sorpassarli, a quel punto allora effettuare il pit stop e virare su di un nuovo pneumatico, che potrebbe garantirgli una performance differente. Ma credo che per il momento rientrare in un'ottica ovviamente ipotizzata di un drop di gomma rossa non farebbe altro che andare ad avvantaggiare le strategie di J Sport e di Fabio, che dunque verrebbero premiati e potrebbero imprimere il proprio ritmo e la propria strategia senza troppi problemi. Intanto qua ci segnalano le prestazioni pneumatiche, che non sembrano essere così differenti tra G-Sport e di Lecce. Mentre vediamo qui che arriva il primo attacco da parte di G-Sport nei confronti di Luca Bigno, che è stato sorpassato da di Lecce proprio pochi istanti fa. Sono ancora affiancati con G-Sport, che cerca di chiudere il sorpasso all'esterno, riesce a farlo in fondo a curva 2 con un sorpasso da incorniciare. Sembrava aver resistito Luca Bigno, che si era aggrappato all'interno in quello che è un mini tornante. Alla fine riesce con una grande caparbietà G-Sport a tenersi davanti, mentre contatto, ho visto un contatto lì in uscita proprio da curva 2, riguarda Zeta Brumauro con la sua Alpine, che dovrebbe essere andato al contatto con una delle vetture che è transitata, e lui mi sembra che fosse in bagarre anche con Giovi, o comunque con i piloti che militavano vicino al pilota Haas. Alla fine è riuscito a rientrare in pista, vedremo
all'anteriore per Manuel Juve, quindi probabilmente è stato il contatto Manuel Juve Z Pro Mauro a scatenare poi l'uscita di pista da parte del pilota Williams. Segnalo anche un danno a carico della vettura di Shumi Legend, anche lui ha riportato un danno al fondo che però era presente prima di questa uscita di pista da parte di Z Pro Mauro. Danni presente anche in battaglia Shumi e Vampire in curva 1, sono arrivati ancora in battaglia alla 2, non vorrei magari in un rallentamento di gruppo qualcuno dietro si sia lasciato ingolosire e ha esagerato in frenata. Mauro siamo arrivati con le telecamere su di lui, che era già in semitesta coda, forse, ecco, come detto, magari si è trovato lì il pacchetto fermo e è arrivato al tamponamento. Intanto Di Legge conserva la sua leadership, riesce a tenere duro, riesce a alzare un muro nei confronti di J-Sport, almeno per questo giro, mentre bagarra tra di Vampire e la sua Martin di Unlucky Cesco, che si tiene stretto questa sua nuova posizione. Vedremo se ci saranno dei tentativi. In fondo a curva 2 sembra essere abbastanza lontano in questa circostanza Vampire, che infatti non si fa vedere nei confronti della Aston Martin attualmente militante in nona posizione. Dunque gli ultimi 2-3 giri sono stati ricchi di azione Daffa. Assolutamente sì, sarebbe curioso capire nella tornata precedente, oltre a quel contatto che c'è stato, la lotta a Shumi, Vampire, il testa di Z Pro Mauro, c'è stato anche un errore da parte di Bigno, la staccata di curva 1 è andato lungo, si è infilato rapidamente Di Legge e poi J-Sport, gran bel sorpasso all'esterno della 2 come ben dicevi. Sarebbe curioso capire, mi ripeto, se in questi giri precedenti non è stato un calo della rossa, ma magari Bigno e Di Legge, che con un tacito accordo magari hanno risparmiato un po' di hertz per poi rimanere qui nel pacchetto, tirare nelle parti un po' più complicate della pista dove la rossa comincia a faticare in trazione e cercare in qualche modo di rimanere con questi piloti che hanno la gomma gialla e in un modo o nell'altro provare a pareggiare la situazione, nonostante insomma un 6-7 giri abbastanza pesanti di differenza sullo pneumatico. Fabio adesso riesce al sorpasso nei confronti di Luca Bigno, nel mentre che Flaminio, Sdem e Vampire sono i primi a fermarsi per la loro seconda sosta. Credo a questo punto andranno su altre, addirittura gialla Flaminio che aveva montato la rossa dopo la prima sosta, di nuovo rossa per Sdem, credo le userà tutte quante le rosse questa sera, e quindi attenzione all'undercut da parte di Simone Fracchiolla. Vampir anche lui è box, anche lui gomma rossa. Dunque vanno a effettuare la seconda sosta e i piloti citati da Raffaele, e vedremo come evolverà soprattutto le decisioni qui davanti. Credo che la sosta di Legge sia avvenuta intorno al giro 20, non so quale sarebbe la finestra target per andare a sostituire questo treno di gomme, ma credo che tra un paio di giri, forse tre, Raffa, dovrebbe essere la tornata giusta per andare a effettuare il secondo pit. Luigi si è fermato al 16esimo, è effettivamente a 16 giri su questa gomma soft. Credo lui, come aveva fatto tutto il resto della compagnia, ha effettuato un mini undercut rispetto ai primi che invece hanno deciso di allungare. È un intreccio di strategie, in particolar modo con Shumi, abbastanza complicato da decidere, e si decide tutto quanto sul ritmo. Adesso J-Sport dovrebbe riuscire a diventare il quarto differente leader di questo GP, con Fabio, JD Legge ed anche Luca Bigno, che ha chiuso qualche giro al comando di questo rocambolesco, almeno a livello strategico, Gran Premio d'Ungheria, e box anche giù. Intanto Luca Bigno è sprofondato alle spalle di Fabio Surname, ha pagato un secondo nell'ultimo giro, quindi si è aperto il divario tra gomma rossa e gomma media. Dicevamo che hanno entrambi montato la gomma rossa al giro numero 16 di Legge Luca Bigno, quindi è giustificato questo crollo delle prestazioni. Anche Fabio Surname riesce a sorpassare Luigi Di Legge, che dunque si trova in terza posizione. Se riuscisse a rimanere aggrappato a questo DRS almeno per un altro giro, potrebbe essere interessante la questione per Di Legge. Ovviamente la scelta del pilota Ferrari ricadrà anche su quelle che sono le decisioni prese da Luca Bigno, in quanto se Luigi dovesse continuare probabilmente Luca Bigno si fermerebbe o tutto potrebbe comunque evolvere, anche perché riconsiderando gli stacchi adesso Luca Bigno si è riportato nel DRS di Legge, quindi si è rincompantato nuovamente il gruppetto di quattro piloti e Luca Bigno non è più obbligato a fare la sosta, in quanto potrà rimanere attaccato anche lui in queste fasi e dunque non perdere così tanto tempo come avrebbe fatto se non avesse avuto il DRS. Possono già permettersi di effettuare un pit stop, perché 35 giri fanno due stint 17 e 18 con la gomma soft nuova che dovrebbero avere tutti quanti, visto il bagnato che ha attanagliato la sessione di qualificazione. Fabio Surname ritrova la vetta del Gran Premio dopo tanti sorpassi complicati ma fatti tutti quanti nel momento giusto. Mi sono perso quello precedente su Di Legge, credo in discesa verso curva 2, e quindi di aver fatto davvero una gran manovra, una mossa da faina.
Per Di Leggio e Bigno è importante riuscire a rimanere in pista finché tengono il DRS nei confronti dei primi due, altrimenti appena vanno fuori ovviamente si fermeranno ai box. Da questo momento in poi credo tutti quanti andranno su una due so altre due soste, poiché anche Fabio forse riesce a farne una in meno. E sarà molto interessante poiché J-Sport è al 18° giro su questa gomma media. Non avrebbe troppo senso, credo, esagerare, fare una sosta in meno per 5 giri, insomma, in differenza rispetto a Fabio il surname, è complicato. Penso valga la pena andare anche lui su una due soste. Con questa strategia è riuscito a guadagnare diverse posizioni, a mettersi in una zona più comoda per gestire la gara. Quindi penso che questa gomma gialla finora pagata adesso potrà permettersi di utilizzare due gomme soft ed andare all'attacco nel finale. Fabio a questo punto credo invece possa pensare addirittura di effettuare soltanto un altro pit stop. Soltanto un altro pit stop che quindi andrebbe su E infatti i primi ore gomma. si fermano tutti. Ed ecco qua, Fa piacere infatti. ogni tanto prenderne qualcuna. Non le prendo per le mie strategie, però va bene capire quelle degli altri. Ogni tanto. Si fermano tutti, come dicevi, tranne Fabio Surname che decide di proseguire. Monteranno tutti in attenzione. Vediamo qua, magari ai box riesce a spuntare ancora davanti J-Sport nei confronti di Legge, che poteva per un attimo riuscire a sorpassare proprio all'interno della corsia del pit lane. Il pilota Alpine escono molto, molto vicini Legge e J-Sport e si danno battaglia una volta usciti da quello che è il range di delimitazione. Mentre vediamo che ha pagato anche con la Red Bull di Flaminio. J-Sport, Flaminio alla fine viene sorpassato, e dunque la Red Bull si frappone tra la Ferrari di Legge e l'Alpine di J-Sport. Di Legge, però, riesce subito a insidiare quella che è la posizione di Flaminio all'esterno, qui in curva 2 cerca di riproporsi come ha fatto J-Sport nei confronti di Bigno qualche istante fa, accompagna leggermente fuori qui Di Legge alla 3. Flaminio alla fine riesce a prendersi la posizione, è stato molto bravo qui Di Legge a tenere il passo di Flaminio all'esterno di curva 2, è riuscito nell'impossibile, ha mantenuto almeno il 50% della vettura affiancata in uscita dalla 2, e così Flaminio è stato costretto poi a lasciare spazio per la successiva impostazione della 3, quindi poi il sorpasso è stato completato la parte del pilota Ferrari che è marginalmente al di sotto del secondo, dunque potrà utilizzare il DRS nei confronti di J-Sport per accorciare le distanze. La variabile Flaminio sarà per costare caro Di Leggio, è vero che come qui si diceva un secondo non è così importante, però fa sempre comodo avere il DRS, soprattutto se poi a confrontarci ci si trova con un pilota come J-Sport. Sì, anche perché i primi giri con la soft sono quelli dove vanno ovviamente sfruttato in particolar modo in questo tracciato, lo pneumatico si accende già essenzialmente in uscita da curva 2, quindi è stato bravo, quasi obbligato Luigi ad effettuare quella manovra, sì un po' forzata, credo, nei limiti, per carità, c'è stato il contatto, ma insomma, se Luca magari non ha nemmeno ricevuto l'avviso, credo ci si possa stringere la mano e lasciarli correre, poi vedremo eventualmente se ci sarà qualcosa da recriminare nel post-gara. Prosegue Fabio il surname, andrà a questo punto lungo, ancora una complicato per lui la decisione, poiché ha già usato effettivamente due gialle, credevo, pensando che sono partiti sulla soft, ho fatto male il conto su di lui. Non ha più gialle, ovviamente, perché qualunque strategia si sceglie se ne hanno solo due a disposizione. Se allunga di un'altra decina di giri, può montare una rossa che però nel finale, ok, lo scarico di carburante, mi sento di dire che arriva un po' tirata nel mentre bandiera gialla 22, credo giovi, poiché l'ho visto perdere la posizione su Vampir, riparte, no, va abbastanza sprintoso, però c'è la verde lì, non so se forse il bot di Michemai ha combinato qualcosa. O se è in difficoltà Zeta Pro Mauro che perde un'altra posizione. La vettura è molto sporca, ma anche a causa della testa coda che abbiamo visto qualche tornata fa. E dicevo, curioso insomma per Fabio, poiché a livello di gomme non è facile arrivare fino in fondo, però a livello di ritmo lui ha dimostrato un altissimo valore. Quindi sarà intrigante vedere la sua scelta strategica. Nel mentre Shumi sta difendendo la sua seconda posizione, nonostante un leggero danno al fondo nei confronti di Allachicesco. J-Sport e Di Legge hanno pista libera, ha perso tanto anche Bigno con la sosta. Curioso perché lui l'anno scorso in Sport League era uno dei piloti più bravi ad accendere la gomma, riusciva sempre rispetto a Shumi Legend, il suo rivale per la corsa al titolo eSport, la categoria al 50%, riusciva sempre nel primo giro a essere bravissimo, mi ripeto, accendere la gomma e guadagnare tempo, effettuare il sorpasso, spesso si andavano a fermare insieme, quindi particolare che quest'anno Bigno invece non mi sembra la prima volta che va a perdere qualcosa in ingresso pit lane, forse è sfortunata la posizione della Williams magari, visto che dovrebbe essere ancora l'ultima con le classifiche 2022 nel costruttori e magari ha perso lì del tempo.
Intanto c'è Sport, riesce a sorpassare Mona Juve, Mona Juve che ancora deve fare la sua sosta, ce la fa anche di legge, forse con un po' più di complicazioni, infatti deve farlo all'esterno, in fondo a curva 13, alla fine gli concede poi lo spazio Mona Juve, di legge rimette subito il merino sul posteriore dell'Alpine, dice Sport, sempre sotto al secondo, dunque potrà utilizzare nuovamente il DRS mentre si ferma Shumi Legend per completare il suo secondo pit stop, unico pilota in pista, a parte la Chiesco che abbiamo appena menzionato, a non aver effettuato due soste, è proprio il leader Fabio Surname. Sdem, con tutti questi undercut, è riuscito a rientrare nel gruppo dei piloti che si giocavano il podio, lui che era essenzialmente tredicesimo alla fine del primo giro, quindi per carità ha dovuto soffrire e continuerà a soffrire nel finale di questo stint, ma davvero grandissima risalita da parte sua, le gomme, la scelta, il tempismo lo ha aiutato, è stato bravo, credo l'unico ostacolo per questi piloti sia Flaminio a livello strategico perché ha la gomma gialla e quindi ci tiene a perdere meno tempo possibile, si trovano mano a Juve con una gomma molto usurata, caos qui nella chicane, sono costretti a perdere tanto tempo rispetto al J-Sport e di legge che subito scappano via, 2 secondi aperti in un attimo nei confronti di Flaminio, mano a Juve che ovviamente ha una gomma molto usurata, 16 giri, anche un leggero danno all'ala ha riportato in quel qui pro quo tra Zeta Pro Mauro e Shumi, qui Sdem, no, costretto a non esagerare, non... Lì Raikkonen fece un grandissimo sorpasso nel 2016, se non vado errato, totalmente di traverso in frenata, non è stato lo stesso caso per Sdem, non ne valeva ovviamente anche la pena, visto che Manuel Juve mette la freccia a destra e va ai box per Sdem, quindi mi ripeto, davvero bravo a livello di chiamata di tempismo di pit stop. È andato ai box anche il leader del GP, leader del campionato, Fabio Surname, che va su una rossa, e quindi farà 2 stint da qualifica, essenzialmente 15 giri su 2 treni di gomme soft nuove, mentre gli altri saranno chiamati a farne 2-3 in più su ogni stint. J-Sport di legge, Luca Bigno, anche qualcuno di più Sdem che è già al settimo. Quindi Alacri Cesco diventa il nuovo leader, credo che abbiamo avuto 5 leader in questo Gran Premio, anzi con Shumi anche 6, giusto? Perché sono stati di legge Luca Bigno, poi Fabio Surname, J-Sport e poi Alacri Cesco e Shumi come abbiamo menzionato, quindi c'è stata una grande variazione in testa della classifica. Alacri Cesco ovviamente è in una posizione effettiva in pista prima, però come proiezione per il risultato finale del Gran Premio non ha una vittoria nelle sue tasche, a meno che non dovessero essere chiamate in causa safety car o comunque variazioni rispetto a quello che è il normale svolgimento del Gran Premio. Vedremo quando rientrerà, anche perché J-Sport è arrivato proprio alle spalle di Cesco in questo istante, e il pilota Aston Martin infatti decide che la tornata 48 sarà sufficiente per effettuare il suo secondo pit stop e rientra all'interno della corsia dei box. Dunque inizia il 41esimo giro come leader J-Sport, seguito a ruota da Di Legge ancora sotto il secondo, poi in terza posizione troviamo Flaminio che paga 3 secondi mentre si porta molto molto vicino a sé Luca Bigno, che adesso arriva al sorpasso in fondo a curva 1, si riporta in terza posizione, Luca Bigno però è riuscito molto molto vicino a Di Legge e adesso si trova a pagare 3 secondi di ritardo rispetto al suo diretto rivale, ha messo a segno un sorpasso nei confronti di Luca Bigno proprio pochi istanti fa, adesso le sue ambizioni saranno ovviamente quelle di difendere la terza posizione, soprattutto tra i piloti che arriveranno, e ci riferiamo ovviamente a un pilota a caso che prende il nome di Fabio il Surname, mentre anche Sdem adesso vicino vicino a Flaminio, dunque dovrà stare attento Luca in queste prossime fasi nel difendersi dai piloti che sono alle sue spalle, soprattutto Sdem che quest'anno credo sia ancora secco di vittorie, aveva ottenuto la vittoria in pista Silverstone, poi però vittoria che gli fu tolta nel post gara per Imola, via di Imola, perdon. Imola, giusto, non so perché abbia detto Silverstone, però Imola, infatti non figura tra i vincitori, c'è la cosa della bandiera rossa e quindi possono averla vinta tutti, quindi c'è quel dubbio che... ma era il 37 o il 38, quindi può starci. Fatto sta che comunque Sdem ancora secco di vittorie quest'anno, l'anno scorso ne mise segno 3 o 4, addirittura ne vinse più di una consecutivamente, quindi dimostrò un grandissimo passo nel finale di stagione della Master League 2022-2023, in queste circostanze invece un anno atipico per lui, adesso deve anche difendersi l'arrivo di Fabio Surname, arriva il contatto tra i due con Fabio che si era preso all'interno, alla fine riesce anche a spuntarla nei confronti del pilota McLaren, un contatto forse che non si aspettava Sdem, e alla fine comunque tutti e due riescono ad uscirne indenni, nessun danno riportato sulle loro due monoposto, la gara procede come
si era svolta fino a quel momento, perde un'altra posizione SDM, ma è a favore del leader, l'ex leader del Gran Premio, che monta delle gomme rosse nuove, quindi deve ovviamente sfruttare il massimo potenziale di questa nuova mescola per evitare di perdere tempo e terreno, soprattutto nei confronti di G-Sport e di Liege, che sono diventati i suoi più due grandi rivali in questo Gran Premio per la lotta alla vittoria. Uscito un po' più defilato Luca Bigno in questa fase per via della sfortuna ottenuta dopo la seconda sosta. Mi aspettavo una difesa un po' più vigorosa da parte di Slam, non un attacco così garibaldino da parte di Fabio Zurnem. Fortunato, perché essenzialmente è lui che ha tutto da perdere sotto questo punto di vista. Slam, anche a livello di classifica e campionato, è abbastanza lontano. Bello, per carità, fa piacere che ci sia questa voglia di non guardare troppo le classifiche e giocarsi la vittoria gara per gara. È andata bene, insomma, che entrambi ne sono usciti senza danni. È un Fabio questa sera che, nonostante a livello strategico si trovi sempre a dover recuperare rispetto ai piloti che si fermano prima di lui, arriva, fa il colpo, non vuole perdere tempo. È davvero una grande prova di forza finora. E adesso ha già messo sotto attacco quella che è la vettura di Luca Bigno, dopo aver sorpassato anche Luca Flaminio. Molto molto rapido in questa circostanza Fabio Gilles Forneime, non sta assolutamente perdendo tempo. Bisogna dire che il pilota Alfa Romeo quest'oggi, quando ha avuto la possibilità, l'ha sempre capitalizzata, l'ha sempre sfruttata al massimo, senza perdersi d'animo, senza soprattutto perdere tempo, mentre vediamo anche un altro confronto tra Zeta Pro Mauro e Patrick Speri. Zeta Pro Mauro che riesce a difendere la sua dodicesima posizione rispetto a quella del pilota Williams. Arrivano entrambi in fondo a curva 2 con un Zeta Pro Mauro che rimane davanti alla Williams di Patrick Speri, mentre vediamo Fabio Zurnem. Torniamo su di lui con ancora l'inseguimento di Luca Bigno, fondamentale per lui riuscire a ricucire quanto più possibile in queste ultime curve, in modo tale da poter poi replicare la manovra che sta facendo vedere giro dopo giro sul rettilineo principale, ovvero quello dell'apertura del RS, sfruttare una buona trazione in uscita dalla curva 14 per poi portare a termine il sorpasso in fondo a curva 1. Sembra anche in questo caso poterci riuscire, vedremo come usciranno i due da curva 14, un po' più attardato rispetto a quanto non fosse nei confronti di Flaminio e Sdem. Potrebbe non essere la tornata buona per concludere il sorpasso nei confronti di Luca Bigno, invece così ci smentisce subito Fabio Zurnem, che si riporta addirittura all'interno della traiettoria convenzionale di gara prima di poter impostare la frenata di curva 1. Sale momentaneamente in terza posizione, dunque adesso dovrà recuperare questi 4 secondi che lo separano dalla rossa di Legge. Di davanti i tempi di G-Sport si attestano circa intorno al 18 e mezzo, addirittura ha girato in 19 il giro precedente. Di Legge ovviamente sarà su dei tempi simili, 18.8, 18.6 per quanto riguarda il pilota Ferrari, che quindi si mantiene vicino a G-Sport, mentre il ritmo di Fabio Tebo si possa essere molto molto più rapido. Infatti ha già guadagnato 3 decimi solamente in un settore rispetto al duro di testa, e infatti ha messo a segno il record all'interno del primo tratto della pista, e Fabio gira in 18 basso rispetto al 18.5, 19 di G-Sport. Sì, vediamo qui una progressione. Ha anche ben sfruttato il DRS, ancora una volta perfetto su Bigno, anche di cattiveria a risbattergli la porta in faccia nel prendersi la traiettoria ideale. Insomma, segno di grande carica, grande voglia di chiudere il prima possibile il gap con i primissimi. Ha 7 giri per farlo, perché poi credo che cominceranno a pensare l'ennesima sosta con possibilità di undercut G-Sport e di Legge. E dovrà anche guardarsi eventualmente da Stem, che è il pilota che più di tutti potrà ancora una volta far saltare il piano strategico. Flaminio, grande ritmo in questo secondo, in questo per lui dovrebbe essere terzo stint. Sì, ha fatto 2 soste Luca, grande ritmo, poiché è stato l'unico a portare la gomma gialla nel terzo stint e si sta davvero ben difendendo, una gomma che si sta comportando davvero bene, è lì nel gruppo e potrà giocarsi la top 5 quando tutti si fermerà, credo, insieme a tutti quanti gli altri, ed andrà a montare anche lui la gomma soft nuova. Quindi grande prova sotto questo punto di vista da parte di Luca nel posizionamento, nonostante avesse accusato un po' di gap nel primo stint rispetto ai primissimi della classe. Poi l'evoluzione strategica da parte di Luca è stata davvero ben letta. Intanto ci vengono forniti i dati rispetto a quello che è il passo di Fabio Zurnem nei confronti del leader G-Sport. Mediamente Fabio guadagna circa 6 decimi a giro, quindi questo dà prova del fatto della competitività che ha adesso il pilota Alfa Romeo. Si è riportato a circa 2 secondi e mezzo di ritardo rispetto alla rossa di Legge. Un'altra menzione d'onore la farei anche per Anna Chicesco, lui che partiva fuori dalla top 10, credo fosse 13esimo sulla griglia di partenza, adesso si ritrova
in ottava posizione con una strategia pressoché simile a quella dei piloti attorno a sé. Infatti ricordiamo che Shumi Legend anche lui viaggia su di una strategia che prevede delle soste molto molto tardate rispetto al resto del gruppo, quindi più o meno la Checesco si ritrova attorno a sé dei piloti che se la stanno giocando ad armi pari. E ovviamente, come non rimarcare ancora una volta quello che è l'estrema sagacia di J-Sport, che nella decisione strategica si dimostra sempre uno dei piloti più lucidi. Era partito quinto, si è trovato per una porzione di gara in terza posizione, forse un po' attardato rispetto al resto del gruppo. Adesso, dopo una ennesima decisione giusta per quanto riguarda la decisione di sostituzione dei pneumatici, si ritrova addirittura in lotta per la vittoria insieme a Di Regge e a Fabio Surname, che sembra aver placato un po' la sua furia. Adesso 2 secondi e 3, guadagnato solo 2 decimi nei primi 2 settori del giro numero 46, quindi forse adesso davanti stanno rimettendo anche un po' più spingere per cercare di respingere questa avanzata da parte di Fabio. Se andiamo a prendere in considerazione i tempi per quanto riguarda il giro precedente, J-Sport è tornato stabilmente su 18. No, Giovi, è safety car. Stavo per dire che Giovi poteva essere l'unica delusione. Ti stavo per dire sì, bravo, ottima lettura su Cesco. Magari mi chiamai un po' crashato. Ganu, onore per resistere. Patrick ci ha detto non ha provato molto. Mauro si è girato. Forse l'unica delusione poteva essere Giovi. Drive through per Fabio il Surname per eccesso di velocità. Incredibile. Madonna, cambia tutto con questa safety. Tutti ai box. Un drive through pesantissimo per Fabio. Un ultimo stint sarà folle. Tutti con la rossa. Mannaggia. Il drive-thru per Fabio incredibile, qui si è giocato la possibilità di vittoria. Fabio il Surname tutto con le sue mani, incredibile questa distrazione da parte di Fabio, proprio non ce l'aspettavamo. Sono anche un po' strano sentire una comunicazione della direzione gara di questi termini nei confronti di Fabio il Surname, un pilota della sua esperienza, soprattutto con la consapevolezza di giocarsi una vittoria, di essere stato rimesso praticamente in gioco in maniera incredibile da questa safety car e ottenere un drive-thru. Probabilmente Fabio era il pilota che tra i primi tre ne avrebbe beneficiato di più di questa safety car se non avessero cambiato le gomme, e in quanto comunque non avrebbe più dovuto riguadagnare quei 2 secondi in pista e non avrebbe più dovuto far fronte ovviamente alle strategie alternative di Diege e J-Sport. Invece adesso si trova a dover rimettere in piedi un'ennesima rimonta, che però sarà complicata ovviamente dalla omogeneità di strategia tra i vari piloti e soprattutto da un'usura pressoché simile tra tutti delle gomme. Sì, dalla chat Patrick Lorenzo, nel mentre che Patrick anche lui ha effettuato la sosta, il buon Lopez, salutando anche tutta la chat, il buon Gallien, tutti i ragazzi che si sono collegati. Non vi ho seguito troppo oggi perché a livello strategico cercavo di decodificare ciò che stava accadendo in pista. Sì, tutto sommato 20 giri, visto che per far ricompattare il gruppo 2-3 li faranno dietro safety car, quindi la gomma dovrebbe tenere anche visto lo scarico di carburante, e non è un dramma. Questa safety car è arrivata in un momento un po' complicato, perché in effetti leggendolo Lorenzo, stavo anch'io cominciando a pensare che la Giala potesse arrivare un po' al limite, ma dovrebbero farcela senza troppe difficoltà. Un disastro, nulla, non si può definire in altro modo per Fabio il Surname. Non so se in questo modo marca novità su Mica Mai, perché l'ho sempre visto ghost per tutta la gara, e per carità è doppiato, non vorrei che il bot magari infilandosi in qualche posizione strana andasse a creare problemi. Dovrebbe essere dietro, sì, è dietro a Vampir, quindi non ci saranno problemi con il suo bot. Dunque attendiamo questa manciata di giri prima della ripresa della gara, prima delle bandiere verde, con un Di Regge e J-Sport che a questo punto possono stare più tranquilli. Torna ovviamente la carica Luca Bigno, si era visto escludere dopo la seconda sosta rispetto ai primi due piloti, adesso invece tornerà per forza di cose grazie all'ausilio della safety car a essere molto vicini e quindi rappresentare una minaccia per J-Sport e Di Regge. Sdem alla fine ha optato sempre per undercut per anticipare la sosta, e questa safety car va anche un po' nella direzione del pilota McLaren, che momentaneamente è sesto, se la giocherà alla pari con Flamini e tutti gli altri. Sarà molto più difficile per lui ovviamente optare per una vittoria, non sembra che stasera, non sembrava nemmeno avesse il passo all'altezza del ritmo espresso dai piloti di davanti, però potrebbe ovviamente cercare di portare a casa un buon piazzamento, anche soprattutto guardando un po' alla classifica che dopo questo drive-thru che verrà scontato da Fabio Surname prenderà tutt'altra conformazione. Infatti si libera uno slot per le posizioni a podio, quindi ci saranno sicuramente delle ottime possibilità da parte dei piloti un po' meno fortunati in questo gran premio di concludere con un ottimo piazzamento. Intanto lo vediamo su
siamo proprio on board con la McLaren del buon Sdem di Simone Fracchiolla, che insegue la sagoma di Luca Flaminio, concentratissimo. Flaminio e Sdem sono ormai tra i più presenti per quanto riguarda la condivisione dei loro momenti di gara. Flaminio lo fa anche inserendosi all'interno del nostro Discord, e sembra che il ritorno di Flaminio all'interno del nostro Discord stia portando anche abbastanza bene. Era un po' di tempo che non lo vedevo Luca, forse mi sbaglio, e comunque la safety car rientrerà in questo giro, come comunica la direzione gara, quindi ci si appresta a riprendere le normali condizioni del Gran Premio con un G-Sport che prenderà poi anche gradualmente spazio rispetto a quella che è la vettura di sicurezza, per poi dettare al meglio la ripartenza. Se il dileggio dovesse essere pronto al momento dello strappo dettato da G-Sport, potrebbe anche tentare il tutto per tutto in fondo a curva 1. Ovviamente non si tratta di una situazione disperata all-in come l'ultimo giro, però potrebbe essere una buona opportunità per dileggio, che però presumo andrà per una scelta più conservativa. Ad ogni modo, riparte adesso il Gran Premio con lo strappo dato da G-Sport. Ci siamo ancora una volta con G-Sport e dileggio di nuovo faccia a faccia dopo il confronto eterno durato tutta la stagione dell'anno precedente, che poi si è conclusa solamente ad Abu Dhabi con l'assegnazione del titolo ridato a G-Sport, che ha così aggiunto alla sua bacheca trofei il primo, il titolo piloti. Intanto ci prova forse qui Shumi Legend nei confronti di Sdem che non deve farsi sorprendere in questa fase, deve conservare il più possibile questa sesta posizione, che potrebbe essere molto utile nelle fasi successive del Gran Premio. Dicevamo comunque che trovano ancora una volta a doversi confrontare due talenti, due prodigi di questa Master League. Ci riferiamo a G-Sport e Dileggio, che l'anno scorso hanno dato tanto spettacolo con un confronto durato fino al round numero 18 in quella di Abu Dhabi. Sì, anche dopo credo l'ultima annata, il 2017, dove abbiamo avuto il campione in carriera della Master League chiamato di nuovo, iscritto anche l'anno successivo, quindi a difendere il proprio titolo, dovrebbe essere stato sì l'ultimo anno nel 2017 con Nico Fiore campione in carriera nel 2016, confermatosi nel 2017, poi l'abbandono alle categorie. Il 2018 lo vinse Smokeman, se non vado errato, il 2019 con Luca D'Amico, il 20 con Matthew, 2021, no, credo Matthew 21, 2021. Sì, si conferma, 21 Matthew. Mi sta mancando un anno, lo vado a recuperare al volo. Intanto vai box, Fabio Sorname per scontare il suo drive-thru. Sconta subito il drive-thru Fabio, perde tantissime posizioni, rientra praticamente in ultima posizione, anche perché la vettura di Mike Mai è controllata dal Ghost, quindi l'ultimo pilota attivo in stanza è proprio Fabio Sorname, che rientra alle spalle di Vampir. Veramente critica, tragica la situazione per il leader di classifica, che adesso dovrà puntare di finire almeno all'interno della zona punti, quindi salire, di riuscire a recuperare qualche altra posizione per almeno limitare per quanto più possibile i danni. Ovviamente non si tratterebbe di un accumulo di punti così eccessivo, ma sarebbero in ogni caso meno punti rispetto al concludere a secco. Lì davanti tutto tranquillo, Dileggio non si fa ancora vedere al momento nei confronti di G-Sport, probabilmente le vere e proprie insidie verranno riservate nel corso dell'ultimo giro, in cui i piloti poi daranno sfogo a quelle che sono state anche le loro interpretazioni della gara in quest'ultimo stint. Magari qualcuno ha deciso di conservare più la gomma o l'ERS per cercare di andare a prendersi con da forza la prima posizione. Ovviamente il discorso in questo circuito è più complicato per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche dell'Hungaroring, che abbiamo già descritto, una pista che si presta poco sorpassi, che garantisce poca sicurezza ai piloti che inseguono, bensì dà molte più certezze a coloro che guidano il gruppo. Vedremo se anche quest'oggi verrà riconfermata questa visione del Gran Premio ungherese, o se avremo dei cambi di fronte proprio nelle fasi finali del Gran Premio. Intanto Luca Bignon primo, 17.436, nuovo record in gara, e la direzione gara comunica anche l'abilitazione del DRS, dunque da questa tornata sarà nuovamente disponibile la mobile per andare a guadagnare e ridurre soprattutto l'attrito nei tratti da percorrere con la farfalla dell'acceleratore infatti pienamente spalancata. 2018 non Alex Pilotino, sì, un po' di gaffo, un po' di gaudio dalla chat con il buon Gallians. 2018 Fabio il surname, effettivamente fu quindi il 2019 l'ultimo anno dove il campione carica da Master fu chiamato e presente a difendere l'anno successivo, un 2019 dove sì, Fabio Di Rocco e in effetti fu uno dei cannibali, soprattutto uno di quei primi quando cominciavano a farsi le cose un po' più serie anche con il livello di con gli sports, a livello di fisica della vettura. Diciamo la cosa si complicava in quei capitoli, soprattutto da parte di Mamma Code Master, il tema sospensioni, gomme che surriscaldavano in maniera esagerata. E Fabio che sì, quindi corse anche lui nel 2019, poi dopo Canada abbandonò il campionato per essenzialmente dedicarsi agli studi e le sliding doors varie della vita, e da lì poi fu ovviamente insomma non più presente nei campionati visto l'importante impegno a livello universitario.
Ricomincio un altro giro senza particolari colpi di fronte, non vediamo piloti coinvolti in battaglia se non forse l'assegnazione di alcune penalità da parte di Zeta Pro Mare, Romano e Juve, che non avevamo commentato in precedenza. Solo loro due in pista momentaneamente ad aver accumulato una penalità, mentre per quanto riguarda lì davanti c'è Sport sempre a quota 2 warning, Di Legge lo segue con un unico avviso accumulato al giro 12, così come per quanto riguarda Luca Bigno, Flaminio ne ha 2 e Sdem, che momentaneamente è in quinta posizione, anche lui può vantare a suo carico 2 warning accumulati peraltro in tempi non troppo lontani al giro numero 31 e al giro numero 40, mentre i piloti sopracitati lo avevano acquisito ben prima questo richiamo da parte della direzione gara. Deve stare attento adesso Sdem a non accumulare un altro richiamo, che altrimenti si tradurrebbe in una sanzione di 3 secondi, che in questa fase, per come per la piega che ha preso il Gran Premio, ovviamente significherebbero la perdita di svariate caselle sul tempo totale di gara, e che quindi potrebbe addirittura tramutarsi in una conclusione del Gran Premio ai margini proprio da top 10, perché da come possiamo vedere Manuel Juve e Zeta Pro Mauro, oltre ad avere una penalità a proprio carico, hanno subito, iniziano anche a distaccarsi leggermente rispetto al resto del gruppo. Leggermente in difficoltà in questo riavvio, poi ovviamente lo dicevamo in precedenza, non pronto, non esattamente allenato e magari anche stanco dai 70 giri fatti ieri Patrick, che nella tornata precedente ha perso la posizione nei confronti di Manuel Juve, rimane ancora comodamente in zona punti, dietro di lui c'è Gano con un pesante danno all'ala e forse Vamper, che magari per un moto d'orgoglio potrebbe tentare di fare un doppio sorpasso per entrare in zona punti. Mi sembra complicato che Fabio riesca a chiudere questi 8 secondi e mezzo, perché non impossibile, ancora 17 giri, ma deve non sudare 7 camicie, davvero complicata per Fabio rientrare in zona, anche perché poi ha ancora tutti i piloti davanti a lui, se arriva li trova con il DRS, quindi ha già dimostrato questa sera di volersi prendere qualche rischio in più. Purtroppo è arrivato questo drive-thru che gli ha totalmente compromesso la serata, vediamo se riuscirà ad inventarsi qualcosa per almeno raccogliere qualche punto. Servirebbe un'altra safety car ovviamente a Fabio Sorrene per far sì che il gruppo venga ricompattato nuovamente e poter in questo modo aggredire gli avversari. Adesso paga 7 secondi e 8 nei confronti di Vampire, credo che abbia commesso anche un piccolo errore perché veniva segnalato intorno a 6 e 2 di distacco. Dopo controlleremo ovviamente dal live timing e confermeremo questa eventualità. Per quanto riguarda invece la lotta lì davanti, ancora nulla si evolve, viene segnalata intanto la classifica in sovrimpressione che vedrebbe G-Sport salire in seconda posizione, così come Di Legge in terza, Drago Lievitato scivolare dalla seconda alla quarta, mentre Fabio Surname non accumulerebbe alcun punto, non so perché mi ricordavo che avesse 125 punti in classifica, invece erano 128 perché 25 erano i punti di vantaggio nei confronti di Drago Lievitato, quindi si va anche ad assottigliare il vantaggio che era considerevole da parte di Fabio nei confronti del suo primo inseguitore, quindi adesso solamente 15 punti sarebbero tra Fabio G-Sport che comunque, nonostante un'annata difficile per il campione in carica, riesce a rendersi sempre protagonista, riesce sempre a concludere e a massimizzare le sue prestazioni, e non a caso adesso veniva segnalato momentaneamente secondo nella classifica generale. Mentre la classifica costruttori è un po' più compatta, ha sicuramente più sfaccettature da considerare, con le prime tre scuderie racchiuse in 10 punti e Ferrari e Alpine, che occupano rispettivamente primo e secondo posto, a pari punti. Ferrari è davanti ovviamente alla casata francese per numero di podi, forse perché vittoria anche perché poi ovviamente Marco Ganu vinse a Silverstone, e quindi ovviamente questo ai fini della classifica va ad attribuire un vantaggio alla scuderia di Maranello. Mentre entriamo di diritto nel giro numero 55 con una situazione sempre molto standard, sempre molto costante, senza grossi colpi di scena, Fabio Sorname è riuscito a recuperare qualcosa su Vampire, credo che a questo punto avesse fatto un errore, anche se la telemetria comunque non segnala nulla di tutto questo, probabilmente magari una mia svista, che sono stato ingannato da qualche effetto visivo probabilmente. I piloti qui stanno battagliando appena dietro Patrick, quindi può starci che magari riesce a rientrare in maniera più agile. Ci saranno i 3 secondi per Zeta Pro Mauro e Manuel Juve, non credo ci siano, oddio, dei piloti in realtà prossimi ad altri avvisi ce ne sono, perché ne ha 2 G-Sport, deve stare particolarmente attento, 2 così come Flaminio, Sdem, Cesco ed anche Marco Ganu, quindi magari potrebbero cambiare le cose nel finale. Non è detto insomma che Fabio, soprattutto se continua a battagliare questi 3 piloti davanti a lui, non possa raccogliere almeno un punticino che
vista la situazione, può far comodo. Assolutamente, estenderebbe a 16 punti il vantaggio in classifica. Un punto, è vero, ha sempre un'importanza non così elevata, soprattutto rivisti i punteggi assegnati attualmente, però l'anno scorso, ricordiamoci, in una lotta così serrata dove il titolo si decise solamente all'ultimo Gran Premio, ogni singolo punto messo a segno nel corso della stagione ha avuto un'importanza fondamentale che ha premiato un pilota, in questo caso G-Sport, mentre di legge purtroppo per lui anche un errore proprio in uscita dalla corsia dei box in quel di Abu Dhabi lo costrinse a dare forfait, ad alzare bandiera bianca, mentre arriva il sorpasso da parte di Vampir nei confronti di Patrick Speris. Ha sfruttato bene la trazione in uscita da curva 1 di Vampir ed è riuscito a prendere la posizione nei confronti del pilota Williams. Così facendo, Fabio Surname si è avvicinato ulteriormente 5 secondi e 3 per il ritmo che sta mantenendo Fabio Surname, potrebbe addirittura concludere a podio qui, a punti. Podio sarebbe piuttosto utopico come previsione, ad ogni modo potrebbe comunque concludere a punti e quindi la classifica che abbiamo visto poco fa potrebbe subire delle variazioni. Onore a Ganu, che credo tutta la gara abbia sperato in una safety car e in questo modo, nonostante il pesante danno al fondo all'ala posteriore, rimane in pista al momento in zona punti, sarebbe addirittura nono visto che non ha penalità rispetto a Manuel Juve. Ovviamente ancora 14 giri, sarà anche curioso capire chi sta trattando meglio la gomma e quindi vedere come arriveranno nel finale, poiché arriveranno un po' tutti con l'acqua alla gola, eventualmente chi ha gestito meglio, soprattutto in questa prima parte dello stint, potrebbe trarne giovamento poi nelle ultimissime tornate. Particolarmente arrembante, sempre Luca Bigno in staccata alla 1, nei precedenti stint anche ciò l'ho anche portato a commettere qualche errorino. È anche curioso come si va a delineare magari la diversa interpretazione della curva. Quella è una delle curve dove gli anni passati si andava a frenare tardissimo, vedevamo in giro l'interpretazione dei piloti arrivare quasi ai 50 metri e fare due linee totalmente differenti. Quest'anno un po' tutti si sono tenuti qualche metro nel taschino, conviene girarla un po' più sul cortolo senza esagerare con il marciapiede essenzialmente che c'è all'interno del cortolo. Complicata la trazione quest'anno, sia lì che nelle ultime due curve a medio-bassa velocità. Quest'anno un po' anche i dossi e ovviamente la gomma che si andrà ad usurare hanno reso il tracciato ungherese meno proibitivo sui cordoli, ma sui sobbalzi qualche spauracchio lo ha tirato fuori a diversi piloti. Intanto andiamo a dare anche un rapido aggiornamento su quello che sono i passi tenuti in questo istante dal gruppo di testa. 18-3 per G-Sport il giro precedente, essenzialmente il ritmo si mantiene costante su di un 18 basso, in precedenza si era scesi anche su del 17, poi la gomma ha iniziato a subire i primi segni di usura, quindi qualche decimo è stato accusato sul passo totale di gara. Di legge costantemente più veloce di G-Sport, ma di qualche decimo, quindi non abbastanza per poter tentare il sorpasso. Del resto abbiamo visto che i passi erano abbastanza omogenei nel corso del Gran Premio. Lo stesso discorso si applica anche a Luca Bigno, che si mantiene in linea con quelle che sono le prestazioni di G-Sport e di legge, mentre se andiamo a considerare quella che è l'avventura di Fabio Surname, che milita ancora in tredicesima posizione alle spalle di Patrick Speri, è l'unico pilota che continua a girare su di un 17 alto, quindi praticamente quasi in linea con i tempi dei primi tre, però ancora più veloce. Ovviamente il vantaggio di Fabio Surname è che ha ancora pista libera dinanzi a sé, quindi non ha disturbo di qualche altro pilota, mentre questo discorso non può essere applicato nei confronti di legge e Luca Bigno. Framino intanto insegue in quarta posizione, anche lui potrebbe avere una chance di andare a podio, potrebbe approfittare di eventuali dinamiche nel corso degli ultimi giri per andare a migliorare la sua posizione in pista. Credo che quest'anno Framino non abbia mai finito a podio, adesso vado subito a riprendere i risultati delle classifiche, ma credo che sia un risultato che quest'anno manchi ancora alle forze della Red Bull, particolarmente per quanto riguarda Luca Flaminio, che infatti sì, non ha mai finito nei primi tre, quindi sarebbe un ritorno a podio dopo la stagione precedente della Master. Lui che proprio nelle annate precedenti, sia nel 2022 sia nel 2021, aveva ottenuto dei podi all'interno della Master League, se dovesse concludere questa stagione a secco sarebbe una prima notizia, comunque valutando quelle che sono le potenzialità di Flaminio, che l'anno scorso addirittura forse era riuscito anche a giocarsi la vittoria una volta, se non ricordo male. Ricordo un Gran Premio d'Australia dove negli ultimi giri aveva una clamorosa occasione, credo fosse il 2021, il 2022 scusate,
E quest'anno grande crescita soprattutto in qualifica in quest'annata. Anche l'anno scorso qualche occasione di giocarsi la pole, ma anche nel 2021 per carità era una master un po' a ranghi ridotti, però è stato lì in zona. E maturato quell'evoluzione, magari anche con il passaggio delle vetture dal 21 al 22 riesce forse a esprimere meglio questa sua abilità alla guida, anche ecco nella sessione di qualificazione è decisamente più vicino ai livelli di una master sempre più compatta a livello di tempi. Master che quest'anno devo dire è sempre stata molto molto competitiva, l'abbiamo visto sin dal round inaugurale in Australia, round inaugurale che doveva essere il Bahrain ma poi per causa di forze maggiori si è dovuti virare su un debutto nella terra del Down Under. E ad ogni modo è una master che ha mostrato dei segni estremi di competitività, tutti i piloti molto molto vicini, soprattutto in qualifica, anche in gara non si arriva praticamente quasi mai, se non in qualche occasione in cui Fabio Sorneima ha deciso di fare il bello del cattivo tempo. Di solito i gran premi vengono decisi nelle fasi finali, ricorderemo ovviamente proprio parlando del round inaugurale di Australia, quella fu una gara che venne decisa dall'ultimo giro con un drago lievitato che veniva quotato pochissimo sulla sua vittoria finale. Alla fine decise di resistere con una maniera eroica alle insidie proprio dello stesso Fabio Sorneima e trionfò davanti a tutti. Poi riuscì a trionfare altre due volte drago lievitato, se non erro, comunque riuscì a trionfare sicuramente ad accumulare un'altra vittoria nel corso della stagione, e questo proprio in virtù del fatto che ci sono tanti piloti a contendersi quello che è il bottino più ghiotto. Fa molto piacere vedere che siano 15, 16, addirittura anche tutti. Purtroppo ecco quest'anno abbiamo perso purtroppo soltanto Bespa, che poi perso con il Fit Draft è passato in Pro League, magari in una categoria dove sul passo gara riesce ad esprimersi meglio. E fa piacere vedere che tutti quanti comunque non mollino, siano lì questa sera. Certo, il ritiro di Ametrano, poco da fare con il danno al fondo al primo giro, complicata la serata. Tuttavia onore invece a Ganu, che nonostante quella, un danno simile se non peggiore, invece a lui deciso di rimanere in pista. Lo vedo anche negli altri campionati, si tende a fare magari più stagioni ma più corte, in modo che ovviamente anche chi magari inizia un campionato che gli va male rimane iscritto, attivo, partecipa nella community per poi sperare nella, diciamo, seconda stagione sullo stesso capitolo, se non terza, quarta. Non è facile invece mantenere la concentrazione, la voglia di essere nella partita. Invece, sebbene quest'anno siano ridotte a 17 gare i campionati FIT, insomma, non è facile rimanere motivati anche se non si è in lotta per il campionato o anche per la zona finals, che varia tra le 4 e le 5 posizioni, prime 5 posizioni in classifica piloti. Intanto la grafica fornisce quelle che sono indicazioni circa lo stato di usura dei pneumatici di Legge e Luca Bigno, un'usura praticamente omogenea per quanto riguarda i piloti in seconda e terza posizione, forse qualche percentuale in più sull'asse posteriore per il pilota Williams, ma bene o male i gradi di degrado sullo pneumatico erano similari tra i due piloti. E di fatto entriamo anche in quelle che inizia ad essere una zona interessante del Gran Premio, giro numero 62, mancano ancora 9 tornate all'esposizione della bandiera scacchi per quanto riguarda il round numero 9 della Master League, di cui a breve inizieremo a vedere le prime offensive messe a segno dai vari piloti per cercare di migliorare le proprie posizioni in classifica e soprattutto magari quelle che potrebbero essere le chance di Legge di Luca Bigno per cercare di insidiare la posizione occupata da J-Sport, che ricordiamo aveva iniziato il Gran Premio in quinta posizione, si è ritrovato poi al vertice della classifica sfruttando una ottima strategia e soprattutto poi quello che è stato un assist incredibile della safety car. Vedremo se riuscirà a mantenere compatta la prestazione fino alla bandiera più ambita da tutti i piloti, ovviamente ci riferiamo alla scacchi. Per ora si deve accontentare di trainare questo gruppetto di 14 piloti con un Fabio Sorneima che rimane comunque alle spalle di Patrick Speri, non è riuscito ad approfittare del pilota della Williams, avrà tempo anche lui, come dicevamo adesso circa 8 giri e mezzo prima della bandiera scacchi, però iniziano a scarseggiare le opportunità per finire a punti per il pilota Alfa Romeo, che quindi dovrà cercare di massimizzare, come ha fatto praticamente per tutto il resto della gara, tutte le opportunità che gli si presentano. Ha sempre condotto in maniera egregia sul passi, sempre completato nella maniera più efficace possibile ogni manovra, e questo sono caduto io o è un e questo pausa di riflessione punti in classifica. Credo ci sia stato qualche problema con Matteo, sì. Okay. Ci sono tornato. Okay, ma... attimi di terrore. Infatti ho visto tutto bloccato, ho detto continua a parlare, magari Raffaele invece ero io. Perfetto. Va bene, va bene.
Comunque, dicevamo che Fabio Sornaim inizia ad avere poche chance per andare a cercare di ottenere un piazzamento a punti, quindi dovrà massimizzare, come ha fatto nel resto della gara, tutte le opportunità che possono presentarsi davanti per ridurre quantomeno le lunghezze perse rispetto ai suoi inseguitori. Sì, Fabio che adesso è entrato nel secondo compagno esperto, quindi potrà utilizzare l'ala mobile, entrare all'attacco della dodicesima posizione, poi lì a portata ci sono Marco Cano e Vampir, poi 4 secondi in 7 giri per recuperare i piloti davanti a lui, sono troppi, quindi forse un punticino è anche un mezzo miracolo. Questa sera il giro più veloce per il momento è stato fatto registrare proprio da Fabio, quindi se riesce ad entrare in top 10 può anche concorrere all'assegnazione del punto extra, l'unico sull'1,16. Specchio di una rabbia per Fabio, anche qui sfrutta tutta la pista nel tentare di mangiare decimi nei confronti di Patrick Speri, che si vede arrembante questa Alfa Romeo negli specchietti. Poco da fare, non credo possa difendersi in qualche modo, anche perché non ha il DRS rispetto a Marco Cano, quindi Patrick credo cederà il passo a un Fabio Surnem che poi si non è che si trova a due rivali tostissimo, che Marco Cano con questo danno all'ala può far poco. Certo, è il compagno di legge con la quale è in corsa per il titolo, ma visto il punto non mi farei troppi nemici in pista, tra virgolette, nemici in pista per Marco Cano. Poi, come detto prima, è bello che tutti e 15 si allenano, ci sta anche che quindi anche per l'undicesima e dodicesima posizione negli ultimi giri arrivano alle maniere pesanti. E intanto ho dato un'occhiata anche alle telemetrie dei piloti lì davanti. C'è stato i tempi si sono alzati molto con G-Sport, che è passato da un 18,5 ad un 19 costante. Più probabilmente ha deciso di effettuare questa scelta per risparmiare quanto più Pierce possibile, in modo da fronteggiare al meglio quelle che saranno poi le offensive e gli attacchi che arriveranno di sicuro da parte di Dileggio e da Luca Bigno. Dunque, G-Sport che inizia ad entrare in modalità di difesa per cercare di portarsi a casa tutto questa vittoria, che sarebbe ampiamente meritata e di certo darebbe anche un po' di aria alla stagione del pilota alpine, che fino a questo punto dell'anno non è riuscito a trovare la continuità di cui forse avrebbe avuto bisogno, che gli avrebbe garantito la sicurezza che forse all'inizio stagione, all'inizio del primo round, aveva in quanto campione uscente. Sdem credo abbia evitato un cerbiatto, perché per un momento l'abbiamo visto sullo sfondo andare sull'erba, non dovrebbe aver riportato danni al fondo. Sul 21 sarebbe stato su F1-22, pardon, non 21, ma no, su F1 2021 sarebbe stato un disastro, che lì danni al fondo anche soltanto sfiorando la banchina, diciamo così, dell'asfalto, i limiti del tracciato, il fondo andava totalmente in frantumi. Quindi tutto in ordine invece sotto questo punto di vista per Stem. Dalla chat c'è chi spamma il buon Andrea Badolato, visto che siamo ancora in orario, ne approfittiamo anche di nuovo per fargli gli auguri, anche tutta la chat che spammino un auguri al buon avvocato. Avevo letto in precedenza anche il buon Max Vasile in arte Cil, celebrare questo gaudio, questo giorno di festa per il buon Andrea. Rinnoviamo quindi gli auguri di buon compleanno al buon Andrea Badolato. C'è stato un po' di gaudio, come dici tu, Raffa, quest'oggi sul gruppo dell'organizzazione delle telecronache. Speriamo che sia stato ovviamente un sereno compleanno per il buon Andrea, che oggi, come di consueto, per la massa era comunque di riposo, ma sarebbe stato troppo chiedergli di presentare anche a questa 100%. Ha fatto bene a goderselo a modo suo. Ad ogni modo, entriamo di diritto negli ultimi 5 giri di gara. Inizia la tornata numero 66, quindi con il 70° giro compreso. Mancano 5 tornate prima dell'esposizione della bandiera a scacchi. Continua il trend di difesa nei confronti di G-Sport per andare a mettere le pezze rispetto a quelle che potrebbero essere eventuali tentativi da parte di Dilegge. Dilegge che ovviamente per forza di cose deve seguire il passo impresso da G-Sport, anche se nell'ultimo giro è stato l'unico nei primi tre a scendere sotto il muro del 19, e quindi ha fatto segnare un 18 e 9, così come anche Luca Famino ha pagato 2 decimi nei confronti di Luca Bigno. Girano un po' più lenti i piloti dalla quarta posizione in poi. Chi mantiene elevato il livello di prestazione sono sempre i piloti che occupano le prime tre caselle. Framino addirittura qui è salito per un attimo sopra il secondo, quindi gli sarebbe stato proibito l'utilizzo del DRS qualora fosse stato mantenuto questo distacco, però riesce subito a piombarvi di sotto e per il momento il pericolo sembra essere scampato. Potrebbe diventare molto complicata la situazione per Flaminio nel caso non avesse più a disposizione il DRS nel corso delle ultime tornate, in quanto Slime potrebbe poi approfittarne e guadagnare la quarta posizione. Grande rischio per Francesco, il buon Lachicesco,
che in uscita da curva 2 è andato a sfruttare tutta la pista con mezza vettura di traverso sul cordolo in trazione. Come detto, quest'anno i cordoli permettono, ma lì anche lo sporco è facile che soprattutto la vettura vada a spanciare quando si esagera e la vettura si aggancia, ti tira fuori e rischiava di perdere il molto. È stato bravo in questa gestione, una bella immagine l'abbiamo intravista. Cesco che arriva, sebbene con di mezzo la pausa natalizia, però i risultati sono stati ufficializzati oggi con il secondo posto ottenuto in Austria, il suo miglior piazzamento su stagionale e su fit in generale. Intanto è definitivo, Flaminio fuori dal DRS di Luca Bigno, sarà un finale di gara molto tormentato per il pilota della Red Bull, unica Red Bull in campo, unico pilota a poter fare punti dunque per la casata austriaca che ha sede a Milton Keynes. Dovrà stare attento nelle ultime fasi Luca, mentre viene riproposto nuovamente il confronto tra i pneumatici di Legge e Luca Bigno, che nuovamente mostrano una somiglianza nei valori, leggermente meglio quello che è lo stato delle gomme di Legge, proprio come lo era qualche giro fa. Anche in questo caso si rinnova la migliore gestione di gomma del pilota della Ferrari. Non ci viene proposta invece quella da Dileggio e G-Sport, che forse al momento è quella che ci interessa un po' di più. Sappiamo comunque che il pilota Alpine è molto abile nel riuscire a gestire la gomma in maniera sapiente. Riportiamo sempre l'esempio della gara di Zandvoort nel 2021, dove il confronto era con Matthew, il rivale per il titolo, che poi fu confermato campione proprio a Interlagos in quell'annata. G-Sport riuscì a condurre 60 giri praticamente sullo stesso terreno di gomme. Credo che fossero delle gomme full wet, una gara veramente molto molto difficile per quanto riguarda le condizioni climatiche. Intanto entriamo all'interno del giro numero 68, rimangono tre tornate prima della riduzione della bandiera a scacchi. Vedremo quando arriverà la prima stoccata di Luigi Di Legge, che si avvicina tantissimo grazie all'ausilio del DRS nel rettilineo principale dell'Ungaroring. Si avvicina tanto ma non abbastanza per provare la staccata, o forse non vuole ancora adesso cercare l'attacco, vuole ritardare quanto più possibile la manovra per dare meno chance di contrattacco a G-Sport, che a quel punto si troverebbe beffato. Da canto suo G-Sport, pilota l'esperienza, campione della Master, come detto più volte questa sera, sa bene come difendersi e come andare a interpretare un avversario che conosce bene, che ha imparato ad apprendere nel migliore dei modi l'anno scorso e anche nelle stagioni precedenti. Luigi Di Legge, un osso veramente molto duro, un pilota che non fa sconti a nessuno, che quando ha voglia e quando deve chiudere un sorpasso ovviamente lo fa nella maniera più ardua possibile, va a forzare la manovra e cercando ovviamente di trarre il massimo beneficio. Vedremo come riuscirà ad architettare oggi, a progettare questo sorpasso che si preannuncia tutt'altro che facile. Curioso, poiché nel precedente tentativo mi è sembrato un Luigi ovviamente non voler attaccare, mi è sembrato avere abbastanza velocità, nonostante credo siano tutti su dei setup estremamente carichi, se no su questa pista non si gira, però l'ho visto con il sufficiente abbrivio per arrivare in fondo alla staccata di curva 1 per passare Jay. Tuttavia c'è da capire quanto Jay si sta tenendo di Erza, quindi è molto curioso. Inizia ora il penultimo giro con Luigi che dall'esterno prova a mettere in difficoltà G-Sport e arriva all'incrocio di traiettorie. Ci siamo ancora con G-Sport che però è davanti, riesce a rimanere davanti a Di Legge, che ha dato il primo squillo, ci prova qui all'esterno di curva 2. Sarebbe veramente molto molto difficile provare qui un sorpasso, infatti rimane alle spalle di G-Sport che riesce a difendersi in maniera agile. Era un tentativo disperato quello di Di Legge, che mi sembra abbia anche lampeggiato sul rettilineo che porta poi verso curva 4, potrebbe essere semplicemente un'illusione ottica. Luca Bigno intanto si è avvicinato come conseguenza del duello tra G-Sport e Di Legge, non può essere altrimenti. Vedremo come riproporranno i due la battaglia nel corso di questo giro e l'inizio del prossimo, che ricordiamo sarà l'ultima tornata disponibile per cercare la vittoria, mentre Fabio Sorname è ancora dodicesimo alle spalle di Marco Gano. Marco Gano che riesce a mantenere da ormai da parecchi giri alle sue spalle il pilota Alfa Romeo, nonché leader di classifica, che non è ancora riuscito a trovare il giusto pertugio per cercare di sorpassare la Ferrari mutilata di Marco Gano. A questo punto per lui si pronuncia veramente molto molto complicato un risultato a punti, dunque credo abbia ormai rinunciato quella che è la possibilità di mettere a segno alcuni punti utili in ottica classifica, mentre ci siamo con il trio che conduce il Gran Premio, che si sta avviando verso curva 4, la penultima volta che verrà percorsa questa ultima curva dell'Ungaroring. Si invola adesso verso il rettilineo principale, G-Sport da leader con Di Legge col DRS spalancato, questa volta si prende l'interno, non riesce a difendersi in tempo G-Sport, che allora spalanca la porta, sembra essere davanti Di Legge, vediamo se riuscirà a mantenere il punto di corda, non è così, riesce a incrociare G-Sport, forse incrocia anche Luca Bigno, infatti così si porta all'esterno, avrà l'interno per difendersi Di Legge, sembra essere più avanti rispetto alla Williams di Bigno, che però proverà la staccata e quasi riesce a completare il sorpasso. Vediamo come escono dalla 2, buona trazione per Luca Bigno,
che dovrà poi concedere lo spazio di Legge all'esterno. Sono ancora appaiati, di Legge avrà all'interno, poi per curva 4, ma sembra essere davanti il pilota Ferrari, che allora mantiene la seconda posizione. Non è andato a buon fine il tentativo di sorpasso nei confronti di G-Sport, che ha ben visto il tentativo di staccata forzata da parte di Legge, che infatti è finito lungo, non è riuscito ad andare alla corda agile, quindi l'incrocio da parte di G-Sport, che si è ripreso la prima posizione, che adesso sembra lanciatissimo per andare a mettere a segno la prima vittoria stagionale su quella che è una Master League che finora per lui non ha brillato, non ha dato forse i risultati che si sarebbe aspettato da campione uscente, non ha avuto quella facilità di risultato che invece magari l'anno scorso si sarebbe atteso di più, e questo potrebbe dare grande morale, grande aria a quello che è la prestazione di G-Sport, che oggi ha meritato in lungo e largo questo successo. Ha saputo gestire bene le soste, forse da una strategia che non avevamo identificato sin da subito come favorevole, alla fine ha estratto il potenziale maggiore e riesce a concludere in prima posizione quello che è il round numero 9 della Master League qui in Ungheria. L'anno scorso trionfò di Legge, quest'anno è lui a chiudere davanti a tutti, si porta di fianco a sé proprio l'ex rivale, colui che concluse in seconda posizione il campionato piloti l'anno scorso, Luigi di Legge. Transita poi a podio anche Luca Vigno, quarto Falminio, che riesce a mantenere la posizione nei confronti di SDM nonostante non avesse il DRS, quinta poi la McLaren proprio lo stesso SDM, Schumi Legend, Cesco, Di Vampir, Z Pro Mauro e Manuel Juve a contornare la top 10. Una gara veramente incredibile nel finale, Rafa, con la manovra di G-Sport che ha previsto al meglio quella che era una staccata troppo profonda da parte di Legge, che non ha potuto mantenere alla corda la sua vettura e ha dovuto poi concedere la vittoria, il lusso di una vittoria a un G-Sport che ha reagito sempre in una maniera efficace, sempre con grande freddezza in ogni fase della gara. Un capolavoro da parte di Jay, ancora di più rispetto a quanto avevamo visto in precedenza, un remake di Schumacher e Barrichello nell'accompagnarsi verso le barriere. Sorridete tutti intanto nel selfie di il buon Jay, tutta quanta la chat, e grandissima manovra. Non so se Luigi, trovandosi così interno, magari ha perso leggermente il punto di riferimento per la staccata o se ha oggettivamente esagerato andando troppo profondo. Ha rischiato di perdere anche la seconda posizione, un bellissimo scambio di posizioni, grande incrocio da parte di Jay. Luigi è arrivato lì sullo sporco, poco da fare, è stato molto bravo anche a gestire il sovrasterzo. C'è stato un po' di bagarre anche dietro, appena dietro Schumi Legend, i piloti ci hanno provato fino in fondo a guadagnare posizioni, ma tutti con il DRS, non è cambiato nulla essenzialmente. Grande Flaminio, che era l'unico senza l'ala mobile, è riuscito a difendere la sua quarta posizione, che dovrebbe essere il miglior risultato stagionale per quest'anno. Sì, aveva fatto sesto, quindi il miglior risultato per lui, e chapeau ovviamente, quindi come già detto in presenza a J-Sport. Bravo Sdeb a rientrare in top 5, ovviamente rammaricato Fabio, abbandona per primo, non porta a casa nemmeno il giro veloce perché non è riuscito a entrare in top 10. Noi ci prendiamo qualche attimo per rifiatare, poi ci ritroviamo nel consueto salutino post gara per riuscire a raccogliere le dichiarazioni dei piloti riguardo al Gran Premio che si è appena svolto. A presto. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao Da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta gioco, state bene attenti. Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello, 20 euro. Resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, con pantaloni eleganti, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta, amici di Formula Italian Team, ben trovati post gara con i primi tre classificati per il Gran Premio d'Ungheria, nono round della stagione 2023-2024 con la Master League. L'inizio di questa seconda parte di stagione dopo la pausa natalizia, non poteva che esserci inizio migliore per un J-Sport che con grande carica, rabbia e finalmente anche un'ottima qualifica, insomma stare nella prima metà della lista dei piloti, insomma di classifica, in una pista così tortuosa e che insomma tende anche a ravvicinare un po' i distacchi nella sessione di qualificazione, bagnata, anche difficile sotto questo punto di vista leggere il momento giusto, ma credo questa sera hai letto tutto nel migliore dei modi, effettivamente a partire dalla qualifica.
Ma allora, qualifica in realtà non sono felicissimo perché potevo fare molto meglio, ma comunque partivo lì davanti, Luigi in pole, quindi diciamo che la possibilità di essere abbastanza vicini c'era. Purtroppo in partenza ho perso nel duello con Manuel, ho perso la posizione a Sciumi, però ho cercato di stare tranquillo, a gara era lunga. Ma ho notato già verso il 10º-11º giro che ero messo bene bene con le gomme. Tant'è che ho cominciato a mettere un po' di pressione pure a Fabio, ma ovviamente scusami, Sciumi, ma non potevo passarlo. Allora volevo rientrare al giro 16 cercando di, in teoria, smarcarmi prima possibile da tutti, ma in realtà Luigi mi ha letto nel pensiero perché l'ha pensata pure lui per chiudere subito il gap su Fabio. Ho montato sulla gomma media nel secondo stint, che penso che sia stata la scelta più corretta di tutta la gara, perché andava molto forte sin da subito, non ho perso niente sulle rosse e diciamo che poi è stato utilissimo nel momento in cui ho riagganciato Luca Bigno e Luigi. Nel tentativo anche di contenere il ritorno di Fabio è stato tutto ottimo, poi ci siamo rifermati un'altra volta e siamo capitati bene perché abbiamo passato subito Luca Flaminio e io e Luigi ce ne stavamo andando, anzi io avevo messo pure il secondino, però avevo trovato Manuel nella parte centrale, quindi me lo sono portato con me, ma la cosa positiva era che avevamo dato 5 secondi a tutto il gruppo con Fabio che doveva rimontare e la gara si stava mettendo molto bene, era una battaglia possibile a 2 o 3 se Fabio fosse tornato, ma ancora ci aveva del gap finché è arrivata la safety e da lì è stata una gestione del passo, cercando di usare meno airs possibile per uscire bene soprattutto dall'ultima curva. Sono uscito quasi sempre bene tranne che all'ultimo giro, perché purtroppo ho aperto gas leggermente prima, sono andato sul cordolo e il fondo ha toccato il cordolo. Quindi nel momento in cui ho aperto gas, la macchina ha stallato leggermente, Luigi si è avvicinato, fortunatamente è arrivato lungo, ha fatto un bloccaggio, ho incrociato subito cercando anche di mettermi subito sulla traiettoria per farlo trazionare il peggior modo possibile, però era arrivato tanto lungo, quindi avevo gap, e l'ultimo giro con un po' di nervosismo comunque sono riuscito a portarla a casa, ma la cosa importante è aver vinto facendo bene le cose e soprattutto ricucire tantissimo il gap davanti, serviva tantissimo questo risultato qua e contentissimo di ciò. Grazie mille Jay, veniamo allora al secondo classificato, Luigi Di Legge, che come anche Max Basile Scilla dalla chat, effettivamente portiamo a te, di riflesso al tuo compagno di scuderia Marco Gano, anche il voto per il Driver of the Day, visto che lui l'eroe di giornata, un 33% di danno all'ala posteriore. A te Luigi, come per Jay in precedenza, una grande lettura a livello di tempismo, di timing in qualifica, perché sei passato pochissimi secondi poco prima dell'esposizione in qualifica, della bandiera a scacchi in qualifica, quindi hai ottenuto una grande pole. Poi a te anche per il racconto, insomma, della serata. Ciao ragazzi, buonasera. Sì, un plauso a Marco Gano, perché contrariamente a tutti gli altri che si sono fermati e ritirati subito in box, creando anche situazioni di pericolo, lui ha continuato e ha portato la vettura al traguardo rischiando anche di fare punti. Quindi masterclass veramente. Complimenti, perché non era facile, c'era un bel danno dietro e la vettura gli sbandava parecchio, diciamo, soprattutto in frenata e trazione. Però nonostante ciò, insomma, ha tenuto duro e speriamo, insomma, che il risultato possa sorridergli anche nel post gara. Per quanto riguarda la gara mia, ho misto tra gioia e amarezza, perché gioia per la pole position, non ne faccio tante, questa è venuta bene perché ho misurato bene il tempo d'uscita. Infatti io avevo spento l'ERS e stavo calcolando al secondo, diciamo, il momento per transitare sul traguardo. E peraltro ho fatto anche il rettilineo principale con l'ERS spento, quindi è andata proprio bene. Sono riuscito a recuperare perché la pista nel frattempo poi si stava piano piano asciugando e quindi è bastato concludere il giro senza troppe sbavature per partire davanti. La gara, diciamo che Fabio era molto più veloce, perché col fatto che il fantasma di Davide Trane mi ha fatto perdere subito il DRS, ho dovuto spingere per recuperarlo, ma lui ne aveva un po' di più.
e infatti stava prendendo il largo. Non volevo farlo scappare, quindi ho anticipato la sosta e ho visto che dietro hanno seguito sia Luca che Jacopo. Siamo ritornati davanti, abbiamo fatto passo, tutto bene fino alla safety car, lì eravamo più o meno quasi tutti in gestione, non c'erano stati nemmeno troppi sorpassi. Nella safety car montiamo le rosse, ma onestamente da un lato ero soddisfatto perché sapevo di avere un setup un po' più conservativo sulle gomme, dall'altro sapevo che sarebbe stata difficile. Ci ho provato come l'anno scorso, ma un bloccaggio inspiegabile all'ultimo giro mi ha rischiato di far perdere anche la posizione su Bigno. Non lo so, non me lo spiego onestamente, perché i marbles lì non c'erano. Appena premo il freno, in anticipo rispetto al giro precedente, la macchina va proprio dritta, force feedback inesistente, e già un miracolo non mi sono girato in testa a coda e non ho preso qualcuno. Ho ripreso la posizione su Bigno e poi finisce così. Un po' di amarezza c'è, però alla fine, come dice Jacopo, abbiamo recuperato tanti punti. E in campionato era importante chiudere il gap, perché metti anche pressione a chi sta davanti, è tutta un'altra cosa. Molto bene, grazie mille Luigi. E poi veniamo al terzo posto con Luca Bigno. Luca, anche per te qualifica serata della gara, ma quest'anno, l'anno scorso bravissimo con le chiamate ai box, il giro d'attacco sempre grande, quest'anno non so se il garage della Williams, almeno a me mi è sembrato sempre che perdi davvero tanto, cioè entri vicino ai box ma poi perdi molto quando si tratta di togliere il limitatore, te li trovi arretrato con le soste, non so se è una mia impressione o se l'hai notato anche te, che c'è qualcosa che non funziona magari con la Williams. Sì, beh, allora diciamo che quando si tratta di entrare ai box cerco di essere sempre, cerco di prendere il più tempo possibile, arrivando magari proprio qualche metro prima della linea a mettere il limitatore. Poi quando si tratta di uscire ho qualche problema, a volte esco bene, a volte peggio, però secondo me non è un grandissimo problema. Più che altro stasera come risultato non potevo chiedere molto meglio di così, considerando che ho girato veramente poco. Praticamente avrò fatto in gara una ventina di giri in totale, per il resto ho provato qualifica e un po' di bagnato, e comunque sono stato fortunato ad avere la pioggia in qualifica, perché ha un po' mi ha aiutato a partire in una posizione più alta rispetto a come sarei partito magari con condizioni di asciutto. Sono riuscito a partire terzo, forse avevo qualcosina ancora, qualche centesimo da togliere, però mi andava bene anche così. Per il resto gara sono stato sempre attaccato a Luigi, cercavo di farmi tirare il più possibile, perché anche appunto per il passo gara non è che fossi molto forte, cioè avevo un passo un po' inferiore rispetto agli altri che si giocavano la vittoria, quindi ho cercato di sfruttare il più possibile il DRS. Poi nella penultima sosta c'è stato un po' di sfortuna che è derivata principalmente dal fatto che ho fatto un errore nello stint precedente, quindi ho perso tre posizioni nel giro di due giri, e quindi stavo iniziando a perdere tempo perché sentivo l'usura della gomma. Poi sono andato ai box, in uscita ci siamo toccati con Sdem, io ho cercato di stare più all'interno possibile per farlo passare, però ha comunque sterzato, mi è venuto addosso, però fortunatamente non ho avuto nessun tipo di danno. Da lì ho cercato di recuperare un po', ho passato Sdem, Flaminio, e poi non avevo il passo per recuperare i primi due, quindi ho cercato di gestire. Poi è arrivato anche Fabio che mi ha sorpassato, però la safety car è stata la vera fortuna di questa serata, perché appunto mi ha permesso di ritornare assieme agli altri davanti, e poi il drive-thru di Fabio mi ha praticamente regalato il podio. Ho fatto l'ultimo stint in gestione totale, all'ultimo giro ho provato a incrociare su Luigi, però ho preso in uscita i marbles, quindi ho slittato, non sono riuscito ad accelerare bene, quindi è riuscito a rimanere affiancato, e poi nella curva dopo si è ripreso la posizione. Comunque vada, una bella gara, ho recuperato dei punti importanti su chi mi sta davanti in classifica, quindi sono molto soddisfatto.
Grazie mille Luca. Luigi si è comportato bene questa sera, Matteo come ingegnere, se no un amico si chiama Gunther, da poco disponibile, si è liberato. No, tengo Matteo, tengo Matteo. No, è comportato benissimo. Chiacchieriamo entrambi e la cosa stranamente porta bene, quindi avanti così. No, preciso, perfetto, mi dà tutte le informazioni. Non potevo chiedere di meglio, Si è figurati. salvato allora, poi vabbè. E ci domanda Antonio Giuliana dalla chat per tutti e tre: come vi trovate sulla prossima pista? Spa-Francorchamps, l'università della Formula 1, partiamo dal buon J, insomma, Spa, gioie e dolori. La Eh sì, prima perché vittoria in Pro 2016, teoricamente mi pare. no, era la seconda, la prima era Hockenheim. Lo sai che non lo so, perché generalmente non vado forte, però dall'anno scorso qualcosa penso di aver capito su quella pista e poi ho vinto in Pro, ho vinto pure l'anno scorso, quindi perché Spa dico che è bella, però se devo dire col pad, non vado mai forte. Con Luigi invece ricordo un amaro F1 2019, mi pare, dove transitassi per primo sotto la bandiera a scacchi, ma c'era una penalità di 3 secondi, purtroppo. Ma Sono devi proprio usato. ricordare, no, non mi porta bene in effetti sta pista, perché pure l'anno scorso avevo condotto il GP per alcuni G e poi all'ultimo insomma mi sono fatto passare sia da Jacopo che da Manuel. Speriamo che, visto che l'anno scorso io ho vinto in Ungheria soffiandola a Jacopo e lui invece me l'ha soffiata a Spa, speriamo che si inverta. Il problema è che l'anno scorso stavamo io e lui, adesso siamo 10-12, quindi un po' più difficile, però l'obiettivo resta sempre quello, anche perché la classifica ci consente di guardare un attimino più avanti. E dietro abbiamo un piccolo margine, quindi si può puntare un attimino alla corona, all'iride. Ovvio che l'avversario è tosto, perché Fabio raramente stecca. Oggi Io veramente. direi gli avversari, che siano più di uno ancora. Sì, io parlo del primo, però ovviamente c'è anche Drago, Luca. Chi più ne ha più ne metta, Sciumi, Stem, se volete ve li elenco tutti. È tosta, però l'obiettivo resta sempre quello, anche perché quella voce zero a vittorie dopo due pole position proprio non è che mi va, cioè, non mi va troppo giù. Quindi Spa si punta al massimo, poi se arrivo ultimo, amen. Per Luca invece ricordo uno scorso anno, insomma l'ho vissuta abbastanza da vicino, una grande vittoria Sport League in quel di Spa. Vero, vero. No, comunque Spa è una pista che anche in generale mi piace un sacco, è una delle mie preferite nel calendario. L'anno scorso ho vinto abbastanza in scioltezza, che ricordiamo che mi facevi da ingegnere, appunto, c'era un po' di dubbi sulle gomme se sarebbero arrivate alla fine, ma comunque ce l'abbiamo fatta. E anche quest'anno in pre-season sono riuscito a vincerla, vero che era una gara sì, di pre-season, però comunque mi sono trovato bene, ho avuto subito il feeling anche in qualifica, sono riuscito nelle prove anche a fare dei bei tempi, anche se non nella qualifica della pre-season, però spero di fare una bella prestazione, se possibile magari puntare forse a una vittoria. Spero di ottenerla, poi anche c'è bisogno anche di un po' di fortuna a volte. Molto bene, grazie mille. Hai qualche dubbio che vuoi toglierti, qualche curiosità con i primi tre? Dubbi e curiosità no. Dubbi e curiosità no, però non vedo l'ora di Spa, voglio vedere come va a finire a Spa, solo questo. Dice, se siamo arrivati così tirati in una pista dove è difficile superarsi, figurate lì dove le zone non mancano. Sì, lì in 3 e in 4 sul Camel Straight, già me li vedo, l'ultimo giro così andrà a finire, sicuro. Molto bene, grazie mille. Allora io ringrazio anche i primi tre classificati per essere stati qui con noi. Grazie Jay e buonanotte. Buonanotte. Grazie Luigi, buonanotte. Buonanotte Grazie Luca, buonanotte. a tutti. Buonanotte. Ringrazio anche il buon M per essere stato la voce principale di questa serata. Buon È sempre un piacere. Marco Lucconi, chi nel corso della settimana si è avvicendato tra streaming, regie, commento, direttori gara, insomma, per portare a casa anche questa settimana con i campionati FIT. Qui sull'Hungaroring in Ungheria, l'appuntamento è a venerdì con la Prime.
che aprirà invece la Tour, no, credo la Prime debba ancora, sì, deve ancora correre in Ungheria, quindi bisogna riaccavallarsi sotto questo punto di vista con i campionati. La Prime chiuderà quindi la settimana con i campionati FIT qui in Ungheria, e poi con il Belgio ricominceremo da lunedì con la Sport League. Ovviamente al mercoledì invece ritroveremo i ragazzi della Master. Anche da parte mia, Raffaele Dali, per voi Rosh è tutto, ci vediamo sui vari social, Instagram, Facebook, il sito targati Formula Italian Team, anche per vedere gli highlights dei piloti, i referti ufficiali, il canale Telegram, insomma, per restare aggiornati sotto ogni punto di vista. Grazie ancora a tutti e buonanotte.